Buonasera e bentornati a Polis. Questa sera parleremo di politica, di politica locale, parleremo del comune di Teramo e del secondo mandato del sindaco Brucchi. A giugno più o meno compie un anno, il primo anno del suo secondo mandato, e quindi noi abbiamo voluto chiedere innanzitutto alla gente, ai cittadini, come sta andando questo comune di Teramo, come sta andando questa maggioranza e questa giunta. E in studio abbiamo chiamato per parlare di questo argomento Manuela Di Pasquale. Ciao. Buonasera. Il consigliere di Futuro In, Franco Fracassa, che prenderà insomma sicuramente le difese della maggioranza. Buonasera. Buonasera. E poi il consigliere Alfonso Di Sabatino Martina, che insomma sarà a metà, forse, vedremo, però insomma, buonasera, è un componente di maggioranza, come del resto chi segue la politica a Teramo sa già da diverso tempo. Come nella nostra consuetudine, iniziamo la trasmissione di questa sera con la nostra copertina. Penso che in futuro non voterò più. Io, a Brucchi, zero. Invece come città di eventi, come la vede Teramo? Ma insomma, è morta. Penso che aveva fatto qualche cosa, Brucchi. Tipo? Cosa si ricorda? E che se ricorda, che ha fatto, non lo so, comunque cosa avrà fatto, via, ci sta. E che richieste fa il sindaco Brucchi? Ma io non faccio niente, sono un po' tutti uguali. Prima di andare tutti sono migliori degli altri, poi quando ci vanno sono quasi tutti uguali. Vogliamo Campitelli come sindaco a Teramo. Città di Teramo ha dei problemi che sappiamo tutti, quindi problemi di strade, problemi di interesse, specialmente il centro è vuoto la sera, per cui... Ma Teramo è una città da movida o no? No, assolutamente no. E un ragazzo per divertirsi dove va? Giù al mare, al Batriarca, a Giulianova, a Martinsicuro. Eppure c'è un assessorato alla movida. Sì? Beh, non lo so, non lo so visto. Io, a Brucchi. Zero. Io avevo una macchina a 18 anni, non faceva tanto rumore, adesso ho una macchina nuova, fa tutto un rumore. Io quando rientro da Porta Romana per andare a casa, badabum, 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 adesso. Ma poi vicino a una scuola, ma perché non ci passano almeno un vigile la notte? Parliamo della polizia municipale, secondo lei come si comporta? Per l'amore di Dio, per l'amore di Dio, lasciamoli perdere. Chi li vede? Io non ne vedo mai uno, ne vedi qualcuno tu? Li vede? Io abito in un quartiere che doveva essere il quartiere più bello di Teramo, dove c'è l'università, abbandonato proprio, un quartiere abbandonato, con le parche abbandonate. Non ha fatto niente qua per Teramo, chi sta facendo? Lei mi dica che cosa sta facendo per Teramo. No, me lo dica lei. No, niente, non ha fatto niente, qua non vedo. Nessun settore? Ma no, forse qualche settore potrà essere che l'ha fatta, hanno fatto quella sala multi, come si chiama? Ipogeo, che adesso... È chiusa perché non sanno a chi... Perché adesso non sanno nemmeno a chi darla, se darla in affitto, facciano discoteca, qua e là, vedi i soldi dove li mettiamo noi, finito. Non è il problema, non è questione di voto, è questione che perché festeggiare quando qua ci sono molti problemi da affrontare, la viabilità che non soddisfa nessuno. Che ci stai poi? Aiutami pure tu, su. Le tasse? Le tasse non ne parliamo. Il servizio di raccolta differenziata come lo vede? Come lo vedo? Non è che funzioni molto, molto bene, però è molto ben remunerato. Il voto che diamo è proprio zero? No, zero no, ma un 4 sì. Per il primo mandato che voto dava? Beh, perlomeno sembrava molto migliore. Ma rispetto allora ad oggi, ma insomma, è morta. Allora, avete ascoltato alcune delle interviste che abbiamo raccolto in questi giorni, questa in particolare proprio ieri in centro, e insomma l'amministrazione Brucchi Bis di certo non ne viene fuori bene da queste prime interviste, ma anche le prossime che poi vedrete più o meno sono su questa linea. Manuela Di Pasquale, se l'aspettava? Beh, davanti agli occhi di tutti, non è che bisogna fare un commento, basta guardarsi intorno per capire che in realtà in questo anno
non c'è stata programmazione, non si è fatto nulla in realtà per migliorare delle situazioni latenti che era città da tempo, come che poi diciamo, la manutenzione, l'incuria della città è evidente, e anche insomma, tutte le scritte che abbiamo sui muri, questo è evidente, quindi già questo dimostra nelle piccole cose la mancanza di una gestione amministrativa oculata. E poi tutto il resto, perché è chiaro che se non c'è una programmazione politica difficilmente si riesce a superare la questione attinente alle tasse, allo sviluppo economico, una ripresa della città e tutto il contesto. Poi c'è una stanchezza nell'amministrazione, quindi nel sindaco e anche nella giunta, e quindi una mancanza anche di visione, una mancanza di brio in una programmazione politica che dovrebbe avere un'amministrazione un primo anno, che sembra in realtà l'ultimo anno di un secondo mandato in un sindaco, in cui molte volte si avverte una stanchezza e c'è anche da parte dell'elettorato, della città comunque, una forma di critica, di non condivisione di quello che si è fatto, di quello che si fa. Quindi si ha la sensazione che questo, più che essere il primo anno di un secondo mandato, sia l'ultimo anno di un secondo mandato di un'amministrazione. E se, come si suol dire, la capacità di un'amministrazione e la visione politica lo si vede nei primi 1000 giorni, come spesso si dice, sì, o nei primi 100 giorni di un'amministrazione, dobbiamo dire che in questo caso abbiamo visto pochissimo. E se questo è l'andamento che l'amministrazione Brucchi, nella sua incapacità di esprimersi anche in una idea o programmazione politica, perché bisogna costruire per fare qualcosa nell'immediatezza, ma anche nel medio e lungo termine, e quindi vedere le fondamenta che si stanno mettendo per cercare di ridare un po' brio a questa città, che è spenta sotto un punto di vista economico, poi sono spente anche le luci, devo dire, perché questa città io non capisco perché ogni tanto nei quartieri sono spente le luci, ogni sera noi abbiamo un quartiere buio, o il quartiere della zona dove abito io, che è la zona della Campo in Fiera, o la via della Circonvallazione, non so perché questa città c'è un risparmio sulla luce, e quindi facciamo mantenere a buio equamente una dei quartieri della città, a parte questo aspetto della luce, che anche questo dimostra una non attenzione nella ordinaria manutenzione di una città, c'è proprio il problema delle fondamenta, cioè della costruzione per cercare di ridare un'anima a questa città prima di tutto, e poi oltre a questo di cercare di risolvere la questione economica, perché fondamentalmente noi dobbiamo capire come riportare gente dentro la città, perché se a spendere, a girare e a programmare c'è solamente il teramano, che comunque oggi deve anche spostarsi per andare a lavorare perché dentro è rimasto ben poco, basta vedere quando i negozi sono chiusi oggi al centro della città o anche da una parte più periferica della città, e quante attività produttive sono andate perse nella città di Teramo, e questo è un problema, ed allora è uno dei tanti problemi. Quindi accanto a questo è necessario vedere delle programmazioni politiche, cioè delle intenzioni da parte dell'amministrazione, che non c'è, non l'abbiamo capito, non l'abbiamo visto, non c'è, si vede una giunta, un sindaco stanco che non ha idea di quello che deve fare e di come fare per raggiungere gli obiettivi, pensando che comunque viviamo un momento storico difficile. Vediamo se l'ex vice sindaco del primo mandato Brucchi, insomma, ha un'idea di quello che sta accadendo a questa amministrazione comunale. Abbiamo visto queste interviste, insomma, desolazione, tristezza. A che cosa stava pensando? Perché lo vedevo preso veramente dai pensieri mentre andavano in onda queste interviste. No, diciamo che non è stata un'iniezione di fiducia. Guardare quelle interviste, peraltro insomma montate in quel modo, che anche con una climax ascendente di depressione sociale, non aiuta a fare una riflessione poco, o meglio, meno influenzata dall'emotività e quindi da aspetti emozionali, e più imperniata su una ricerca delle motivazioni del perché siamo oggi in una condizione di oggettiva difficoltà, perché è indubbio che la città versi in una condizione di oggettiva difficoltà. Presumibilmente buona parte delle responsabilità devono essere ascritte a chi ha mal suggerito il sindaco Brucchi in questi mesi, e probabilmente ha buona parte delle responsabilità su una gestazione patologica di una composizione giuntale che ha drammaticamente manifestato tutte le proprie inefficienze in questi mesi. Ma non bisogna essere di destra o di sinistra o di centro per avere un'analisi così purtroppo fredda e disarmante,
bisogna essere semplicemente un minimo attenti a quello che è una condizione di difficoltà nella quale versa l'amministrazione, che è un po' figlia di una serie di errori e di anche di aspettative non riconosciute a chi legittimamente ne aveva nel primo mandato, e poi magari ha visto naufragate queste proprie aspettative, che non dovrebbero però prendere il sopravvento su un aspetto generale. E quello che vorrei anche che si comprendesse, che spesso magari viene anche stravolto, poi sai, c'è il gioco dei centurioni pretoriani, ognuno ha i suoi, qui ognuno istruisce i propri centurioni o i propri pretoriani, scegliete voi, inculcandogli chissà quali verità o restituendogli chissà quale verità. La verità è che ci sono, c'è un gap di qualità in questa amministrazione che è marcato. Allora, ma questo è un problema che avrebbe avuto anche il sindaco Manuela Di Pasquale laddove avesse vinto, o meglio, nella misura in cui... Se avesse avuto quegli assessori. Nella misura in cui, vi spiego, nella misura in cui non avesse dimostrato attitudini, capacità, attributi per poi scegliere figure diverse da quelle che magari a lei aveva candidato, perché parliamoci chiaro, la qualità non è facile oggi da riscontrare in politica, e questo è un problema generalizzato, perché purtroppo non è facile fare liste di qualità. Le liste di qualità non è facile farle perché oggettivamente chi ci ascolta, io condivido in toto la lettura di Damanola rispetto al fatto che la politica ormai per molti è diventata qualcosa di assolutamente lontano, sì. La gente ci guarda quasi con fastidio, è vero quello che dice Manolo, la gente ci guarda con fastidio, soprattutto chi ha amministrato, ci guarda con fastidio perché percepisce che probabilmente noi parliamo di una questione che interessa solo a noi, non interessa la collettività. Si è percepito che la finalità della politica, che è una finalità nobile, molto nobile, spesso è disattesa, che se poi uno va a vedere i singoli provvedimenti di delibere di giunta, o si va a vedere qualche altro provvedimento di consiglio, si va a vedere qualche altra situazione laterale che magari non tutti sanno ma sono addetti ai lavori, ci si rende conto che poi spesso e volentieri prevalgono le miserie umane. E questo onestamente, se non percepiamo che questo è un messaggio che ormai è passato tra la gente, e non lo dico con retorica, è che io nella mia famiglia non ho dovuto sistemare alcuno, capisce? Allora, la gente lo sa che io magari ho un caratteraccio, voglio dire, secondo qualcuno, ma che non ho nulla da dover prendere dalla politica. La gente questo lo sa, perché ho un mio mestiere, ho una mia dignità, ho una mia onestà intellettuale e non ho da chiedere nulla, la faccio perché mi piace. Allora, questo non tutti, perdonatemi, ma non tutti possono dire la stessa cosa. Non tutti. Allora, voglio dire, se questo è... La gente continuerà ad avere una percezione di quello che accade in questa città come un qualcosa di già visto, un déjà vu. Allora il signore che dice ma sono tutti uguali prima, poi cambia, ci dice una cosa, che pensa il 90% delle persone a Teramo, perché evidentemente non c'è neppure un messaggio. Questo è un primo aspetto. Poi c'è il discorso della programmazione, perché è chiaro che un secondo mandato è più difficile, questo lo sa Manolo, lo sa Franco, lo sappiamo tutti. Problema che però a maggior ragione, proprio perché era difficile, nella gestazione di quella giunta di giugno scorso andava fatto uno sforzo ulteriore, cioè andava fatto veramente la ricerca del massimo possibile in quel contesto. Invece no, si è applicato un criterio numerico, perché qualcuno aveva piacere che si applicasse un criterio numerico perché doveva sistemare i propri pretoriani, e questo è quello che è accaduto. E allora chiediamo a Fracassa. Fracassa è e fa parte del gruppo più numeroso in consiglio comunale, che è Futuro In, e che fa capo a Paolo Gatti, vicepresidente del consiglio regionale. E, insomma, Fracassa, è giusto quello che hanno appena detto come analisi generale, tanto per iniziare questa trasmissione poco fa, di Pasquale e di Sabatino? Ma c'è una verità in tutto quello che è stato detto, comunque c'è una parte di verità, una parte contestabile. Io inizierei subito da tutte quelle interviste che ci hai fatto vedere poc'anzi, e già hai preannunciato che ce ne sono altre, sì. Che però hai già detto che più o meno sono dello stesso, sì, tenore. Cioè, voglio sperare che a Teramo ci sia una percentuale dell'uno per mille. Che invece magari, è contento dell'operato. Va bene, voglio sperare che ci sia una piccola percentuale di persone a Teramo che non dicono che parlino bene, ma comunque che possono aver apprezzato almeno un qualcosa,
però da come è stato presentato il servizio, cioè praticamente è un disastro. Comunque, voglio tornare invece... Come se ne esce su, da questo disastro dal appunto, punto di vista no, della maggioranza? Voglio tornare sull'argomento portato sia dall'amica Manola che da Dodo. Quindi torniamo sui fatti concreti, a prescindere adesso le interviste. È un momento particolare, storico. Io immagino che qualsiasi sindaco, qualsiasi città, noi andiamo a prendere, a valutare, chi sta governando ne esce malconcio. Io basta, ma non voglio scaricare responsabilità, io non dico non abbiamo soldi, oddio, cioè non dobbiamo arrivare sempre a piangerci addosso. Io però faccio un'analisi: se noi pensiamo che Pisa-Sibia non si ripresenta, ma non perché non si ripresenta perché sa che sarebbe una sconfitta, Marino ha rischiato di smettere di governare dopo pochi mesi. Quindi vogliamo il secondo mandato? Ma lo farei immediatamente, oppure direi non solo due mandati, ma finché vieni votato io continui a svolgere la funzione da sindaco. Ma perché allora questo secondo mandato per me è un errore madornale, ma non perché Maurizio Brucchi non sta mettendo il massimo impegno, sta mettendo il massimo impegno. Il problema è che cosa? Che noi ci troviamo in un momento storico un po' particolare e aggiungo. Però non diamo tutte le colpe della crisi. Mancati trasferimenti. Io non parlo di crisi, noi ci troviamo effettivamente in un momento di difficoltà. Questa città deve caratterizzarsi, deve prendere una direzione. Noi abbiamo l'università che secondo me è una cosa importantissima, noi dobbiamo decidere se realizzare e far diventare Teramo una città universitaria, così come è l'Aquila. Allora dobbiamo prendere delle decisioni. Preannuncio che nel prossimo mese ci sarà un incontro politico dove parteciperanno tutti, da Alfonso, dal nostro presidente regionale, a tutti i politici locali, maggioranza, opposizione, senza nessuna... Dove? Si farà al Comune di Teramo, appunto perché bisogna capire insieme, non è solamente una responsabilità di un singolo, io la vedo in questo modo, non è una responsabilità solo di una maggioranza, ma bisogna capire la città di Teramo in che direzione può andare. Mi spiego meglio. Se nei prossimi mesi noi perderemo per intero la Camera di Commercio, al 50% la provincia, per intero la prefettura, la questura diventa commissariato, l'ATO per intero, gli uffici finanziari, l'INPS, e verranno trasferiti tutti all'Aquila. Allora, io faccio un ragionamento molto semplice, adesso i conteggi esatti non li ho, però facciamo un esempio, 1000 persone non entrano più a Teramo la mattina. 1000 persone non parcheggiano più a Teramo, 1000 persone non faranno colazione, non vivranno la vita di tutti i giorni nella nostra città. Beh, io sfido qualsiasi sindaco, qualsiasi politico a programmare una città, se noi non partiamo da queste basi. Io vorrei che queste domande venissero poste, e su questo dibattito politico io pretenderò che ci siano presenti anche quelli che ci rappresentano a Roma, e che hanno votato queste leggi di destra e di sinistra, di centro, io non faccio un colore politico, adesso sto parlando più da cittadino, perché se noi non risolviamo questi passaggi nei prossimi mesi, Teramo diventerà Giulianova senza mare. E poi, se vogliamo, parleremo anche della provincia, perché io rappresento anche come consigliere provinciale l'intera provincia. Parleremo anche del disastro che avverrà in tutta la provincia di Teramo. E dei licenziamenti. Non solo dei licenziamenti. Cioè, questo è un discorso che va affrontato politicamente accanto a tutta la forza politica, che sia di maggioranza o che sia di opposizione, perché la regione Abruzzo ha un compito in questo momento storico basilare, perché questa città e soprattutto questa provincia possa continuare a vivere oppure no.
Ok, ma torniamo all'argomento della nostra trasmissione, cerchiamo di capire perché il sindaco Brucchi è in difficoltà, perché oggettivamente viene percepito tanto male dai cittadini e perché viene fuori il fatto che, insomma, che sembra che questo comune di Teramo non stia facendo nulla o quasi. Allora, prendiamolo come gioco, come cosa seria, non sa, vediamo come va, noi volevamo dare dei voti alla giunta di Maurizio Brucchi. E allora cominciamo dall'assessore e vice sindaco Mirella Marchese con una serie di deleghe che vado a leggere perché ne sono tante. Allora, Mirella Marchese, vice sindaco, va bene, poi affari generali, affari legali, personale ed organizzazione dei servizi, servizi amministrativi relativi ai lavori pubblici, contratti d'appalti, servizi demografici, anagrafe, stato civile, servizio elettorale, atti notori, rapporti con il Consiglio Comunale, pari opportunità di tutto, insomma, e di più anche qui. Allora, Di Sabatino, com'è questo vice sindaco? Primo mandato ricordiamo che il vice sindaco di Brucchi era proprio Di Sabatino. Sì, ma lei questa domanda la pone al sottoscritto perché vuole un voto? La pongo a tutti e tre perché ci piacerebbe avere un voto. Lo so, è un atto di coraggio. È un atto di coraggio. Ci piacerebbe sapere, se non un voto, dire insomma come sta lavorando. A vostro parere, ovviamente, allora, il vice sindaco di Teramo. Guardi, avrete sicuramente un'idea, no? Premesso che per amor di patria i voti io ho smesso di metterli, ammesso che li abbia mai messi, più che altro li ricevevo perché non ho mai insegnato, pur avendo potuto insegnare, non ho fatto questa scelta perché non volevo sostituirmi a mia madre né a mia cognata che sono professori entrambi. Io i voti non li darò, io darò un giudizio, ecco, ma non perché voglio giudizio, sottrarmi sì. Un giudizio che è un giudizio non sulla persona evidentemente, sull'operato politico, ma è chiaro, ancora, è chiaro, ma questa è la premessa fondamentale, ma sa, non tutti poi comprenderebbero questo distinguo, per cui è opportuno farlo. Allora, l'attività che sta portando avanti l'assessore Marchese, che poi tra l'altro è anche vice sindaco, per cui ha raccolto il testimone, il sottoscritto, almeno per quanto riguarda la funzione di vicariato, è un'attività molto, se vogliamo, anche strumentale alle altre, perché è un'attività non particolarmente visibile, un assessorato di servizio, per cui voglio dire, non è che abbia come dire, un diretto impatto rispetto alla pubblica opinione, anche rispetto a quello che è il risultato finale dell'amministrazione. È evidente che poi probabilmente rispetto al passato è un ruolo di minor visibilità. È anche vero che con il sindaco Brucchi è difficile svolgere un ruolo di vicariato, perché onestamente il sindaco è onnipresente, anche troppo talvolta, ed è anche forse particolarmente anche lui invadente. Lui è sindaco e anche ricopre spesso e volentieri il ruolo di tutti gli assessori. Ma questo è il limite che ha. Sì, questo è proprio uno dei principali. Penso di sì, anche perché spesso e volentieri lui gli assessori rimangono male. Lui crede che sia una nota di merito, per me è una nota di grande demerito. Ma secondo me sa che cosa... faccio spiegare, perché altrimenti il sindaco poi sì, si offende, perché sì. Si offende facilmente ultimamente. Come siamo ridotti male in questa città. No, voglio spiegare, il fatto che... Però mo le battute sul sindaco dopo... Siamo offende, ridotti male, ma non la dico a scuola, perché... Si offende anche con te poi, si offende anche con te. Lei ha detto non solo male. Con me, poi si offende anche con te. Ma con me, guarda, c'ha un credito altissimo. Beh, sapessi no, con però me. Non è vero. Con ma me. È vero perché... sapessi con me credo che c'ha. No, però sulla tea andate d'amore d'accordo. Lasciamo sì, sì, è vero, è vero. No, pure questa cattiveria volevo sentire. Anche questa è andata. Sulla tea andate perfettamente d'accordo. Siamo un po'... un po' adesivi sulla terra, vabbè, ma comunque adesso lo voglio dire perché le cose però, non vere, però fammi okay. Finire, fammi poi finire. A me dire sta cosa veramente. fammi finire col sorriso sulle labbra lo dico ovviamente. E il problema dell'aspetto della presenza, diciamo, che è eccessiva, mi spiego, perché ha un significato preciso. Se uno è eccessivamente presente rispetto a dei propri delegati, delle due l'una, o non si fida o li reputa inadeguati. È chiaro, sì, certo. Allora, è un po' tutte e due, secondo me. Ho capito, però questo è grave, perché il sindaco attribuisce una delega, cioè quando io me lo vedevo molto spesso nel mio assessorato, dicevo, sindaco, che c'è? Ho capito, però chiedevo, si sa però come vengono attribuite le deleghe, no? Cioè no, in politica lo sa si lei. Sa. Lo spiega ai cittadini. Ecco, dovremmo cercare di... aiutatemi però, no, ecco. Per una questione di voti, ovviamente, no? E perché il padrino politico, a Teramo ce ne sono tre, Tancredi... Almeno tre, ricordiamoli, uno, due, tre, l'onorevole Tancredi, ovviamente, Paolo Gatti, perché...
questa amministrazione, bisogna ricordarlo ogni tanto, è appesa, la sua vita è appesa a Paolo Gatti, che ha il maggior numero di assessori, di consiglieri comunali, insomma ha avuto una grande performance e risultato politico, oltre 10.000 voti, che lo stesso Gatti spesso e volentieri ricorda in più occasioni. Di lei lo ricorda sempre. Lo ricorda sempre, appunto. Ecco, lo ricorda, perché del resto insomma è un è sicuramente un fenomeno politico, no? Ecco, sì, lo è. No. Magari se lo ricordasse meno sarebbe ancora più d'impatto, perché uno più lo ricorda e meno ha effetto. Però al di là di questo, no, mi piace adesso che lei abbia detto finalmente da chi dipende quindi questa amministrazione. L'ha detto Ma sì, solo, voglio dire, è un giudizio che lei riscontra essere diffuso rispetto a... Sì, lo pensano tutti, L'andamento del comune di Teramo è legato esclusivamente a Paolo Gatti. Insomma, sostenuto anche da Paolo Tancredi, però insomma, voglio dire, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, no? Come si dice così? No, quindi non era solo un mio pensiero di qualche mese fa, era un pensiero di tutti. Vabbè. Poi c'è chi ha voglia di dirlo, chi lo dice tra le righe, chi non lo dice per niente, insomma, e noi lo stiamo dicendo davanti a una telecamera, quindi... Ma questo però non depone molto a favore di chi fa il sindaco, eh? Che se fosse vero quello che dice lei sarebbe... Io credo anche che il sindaco Brucchi, conoscendolo un po', non sia felice di questa situazione. Però mi perdoni, io non devo difendere il sindaco, perché si difende benissimo da solo. Però voglio dire, io non credo che possa essere questa la lettura, perché, vede, allora, se fosse vero quello che lei dice, il sindaco sarebbe nelle mani di qualcuno, ostaggio. No? Non proprio ostaggio. Va bene, insomma, in qualche modo sarebbe condizionato, va bene, le piace di più. Condizionato mi piace di più, sì. Se fosse come dice lei. Quindi sarebbe il sindaco Brucchi che dimostra una grande capacità operativa, dimostra una grande presenza scenica, dimostra un grande interventismo, lasciamo perdere se poi è di facciata o se è reale, ma comunque c'è, una persona presente, quindi lo fa su un mandato di qualcun altro, se fosse vero quello che dice lei. Io invece non credo che sia questo. Io penso che probabilmente il sindaco ci metta del suo, nel senso che lui nel bene e nel male stia cercando di sbrogliare una matassa che è complessa, perché sa, fare il sindaco con 6 liste alle spalle, se avesse vinto Manola probabilmente avrebbe avuto una situazione molto più semplice, perché lui aveva solo 2 liste, avrebbe dovuto comporre 2 sole liste, magari avrebbe dovuto fare accordi, per amore di Dio c'era il ballottaggio, quindi era legittimo che ci fossero anche altre discussioni, ma lo dico perché la politica poi è questo, no? Sarebbe stato fatto anche degli accordi magari più o meno ufficiali, voglio dire, onestamente la gestazione, perciò dico la gestazione di quella benedetta giunta è patologica, perché mettere a tavolo 6 liste, dove qui c'è un'anomalia fortissima, perché il sindaco adesso non lo è più, ma fino a poco tempo fa è stato coordinatore provinciale di Forza Italia. E adesso è vice regionale. E il suo vice sindaco è membro di Forza Italia. Questo è l'unico comune d'Italia dove abbiamo un sindaco e un vice sindaco di Forza Italia. Io non voglio fare esempi romantico o democristiano, come mi parli sempre del passato, ma questo non sarebbe mai avvenuto, no, manco il PD, perché non sarebbe il PD, sarebbe stato più acuto, non l'avrebbe fatto mai. Non l'avrebbe fatto, però sarebbe stato più acuto il PD, faccio un complimento implicito, perché il PD avrebbe contribuito e anche compreso che in quel momento storico, essendo forza di governo, essendo forza molto forte di governo, con i numeri importanti, non avrebbe dovuto fare l'assopigliatutto, ma le dovevo fare il padre generoso. Dice di sì, ma no, la dice è quello che ho tentato di fare. Allora, ma torniamo alla Marchese, quindi insomma la Marchese in pochissime parole, perché dato giudizio, la Marchese è un assessorato poco visibile. Poco visibile, per cui voglio dire, sta operando bene, per quello, per esempio, la riorganizzazione del personale. Mira, la persona che lavora, non è una che non ha, c'è una che sta sempre in assessorato, una persona presente. È chiaro, e poi il giudizio sull'operato non lo devo dare io, lo darà il sindaco. Fermo restando che è chiaro che è un assessorato di servizio, per cui non è stato che, come dire, brilla per l'interventismo, per iniziative, voglio dire. Ma Nola invece che cosa pensa della Marchese? Sta lavorando intanto, bene? Intanto voglio dire questo della TM, perché mi state dando delle cose che assolutamente non corrispondono alla verità. Voce di popolo. Voce di popolo, che in realtà io sono d'accordo con il sindaco su 2 aspetti, su cui l'ho portato anche a spintone, si può dire. Uno è che io non sono per chiudere e distruggere la TEAM, che lo considero un'azienda produttiva del nostro territorio con 300 posti di lavoro, e quindi assolutamente sicuramente bisogna rettificarla, aggiustarla, migliorarla, non farla essere un centro clientelare, tutto quello che c'è da rettificare in questa macchina, ma è una macchina che non possiamo rottamare. Questo, e su questo io sono d'accordo.
Per cui è chiaro che tutte le scelte di responsabilità, perché il PD è un partito di governo e di responsabilità, non è un partito che fa solo a sfasciare, perché non avrebbe senso, e quindi si è mandato verso questa direzione. Punto 2, l'attività che invece dove noi abbiamo portato a spintone, credo che debba ancora essere spinto un po', perché vedo che adesso il sindaco è tornato ad essere latitante, è quello della tutela dei posti di lavoro, e cioè della tutela dei lavoratori, nel senso che è necessario che invece che interrompere il rapporto di lavoro attraverso la mobilità, perché significa estinguere direttamente il rapporto di lavoro con 47 unità della TEAM di cui sentiamo parlare in questi giorni, è opportuno in questa fase quello di conservarlo, e si può conservare solo chiudendo la mobilità ed avviando le casse integrazioni straordinarie per alcuni lavoratori e ordinarie per altri. Questo poi è un aspetto tecnico, e se non andiamo verso questa strada noi rischiamo veramente di mettere in mobilità una serie di persone che usciranno dal mercato del lavoro, perché la maggior parte di queste persone, che poi sono i dipendenti storici della TEAM, sono tutte persone che hanno oltre 50 anni, la maggior parte donne, per cui ricollocarle sarebbe secondo veramente difficile. Secondo il sindaco difficile. Comunque questo capitolo è risolto. Non è assolutamente, non è assolutamente vero, perché dice ma non fa. Bello dire, poi bisogna fare. Ecco, okay, Fare, sì. C'è di mezzo il mare. Lui dice ma non fa. Allora bisogna fare. E quindi su questo sono io che pungolo. Fracassa, ecco. D'accordo, non è d'accordo perché... Però non fa. Quindi è inutile che diciamo, perché dopo bisogna fare. Sulla cassa integrazione, scusami, ma non la sei... Sulla cassa integrazione siete andati a Roma, ora so tutto, quindi c'è bisogno. Roma gli ha detto... Che gli ha detto Roma? Scusami, Fracassa, ascoltami. Che ha detto Roma? Ma è bello che potrebbero entrare in cassa integrazione straordinaria. Ci sono due problemi. Intanto non tutti i dipendenti possono accedere alla cassa integrazione straordinaria, perché c'è quella parte che riguarda la riduzione del personale dell'ingegnere ambientale che non ha i presupposti per entrare in cassa integrazione straordinaria. Quindi primo, secondo, quindi bisogna avviare l'ordinario. Per poterlo fare bisogna fare la revoca della mobilità, cosa che non è stata fatta. Se non revochi la mobilità non puoi accedere alla cassa integrazione straordinaria, che per 12 mesi vorrebbero tentare di andare su una cassa integrazione ordinaria che viene chiesto all'INPS, ma l'ordinario non ha i presupposti, che significa? Noi l'abbiamo chiesto, non ce l'hanno dato, ok? Questo okay. Non lo possiamo consentire, questo okay. Gioco, benissimo, politico, perché questo gioco politico lo può raccontare a chi non conosce di materia, chi conosce di materia, e credo che su questo i dipendenti vanno tutelati, non si può giocare sulla testa dei dipendenti, quello che noi abbiamo fatto in Consiglio Comunale. Due, gli assessori, giudicare gli assessori è molto difficile. Noi lo diciamo oramai da circa un anno, da quando Brooke si è seduto e ha costituito la giunta. Io in programma avevo scritto e avrei fatto una giunta di almeno 5 assessori per due ordini di ragioni. Uno, perché tanto se non ci sono soldi, cosa devono programmare gli assessori? Perché gli assessori non sono quelli che vanno a svuotare i cestini o che vanno a consegnare i giochi in mezzo alla piazza. Gli assessori sono quelli che fanno la programmazione politica in base a delle voci di bilancio che noi abbiamo o che vanno a ricercare soldi per le voci di bilancio. Io non vedo. E allora, io non vedo né sindaco né gli assessori che girano. Quando il sindaco è sempre presente nel territorio, mi viene da pensare che la lotta politica per la sopravvivenza della città di Teramo, per quello che sarà il contesto regionale e di ristrutturazione, non la stia facendo, perché non è che si fa dentro le sale operatorie o dentro gli uffici del comune, lo si fa andando a discutere sui tavoli politici, che non stanno a Teramo i tavoli politici dove bisogna discutere, stanno in altri posti. E quando tu non hai soldi e ti lamenti che non puoi fare manutenzione o produzione programmatica o attività programmatica politica perché non hai soldi, ma non vai da nessuna parte a trovare questi soldi, perché io non vedo nessuno qui che si muove per andare a trovare i soldi a Roma, a Bruxelles o dove di dovere o alla regione, non vedo che i nostri assessori stanno a fare tutto questo grande movimento per trovare attività politica. Questa è l'attività politica degli assessori, non svuotare i cestini, quella è un'altra cosa, quella è la pubblicità. Allora, se tu non hai soldi per fare un'attività programmatica si politica... Si riferiva a Di Stefano. No, non ho fatto nomi, non mi piace fare nomi. E chi non lo sapesse... Ecco, allora, voglio dire, l'attività programmatica politica viene fatta se hai dei soldi, se non ce l'hai, non ci servono gli assessori. Ne metti 4-5, quelli che ti occorrono, fai anche tu un risparmio, dai quantomeno un esempio anche tu come politica alla città, e una volta che hai poi riavviato, rimbinguato, ripristinato un'entrata economica, puoi anche allargare il numero di assessori. Ma in questa fase l'hai vista in un anno? Se tu fai un giro col tuo microfono e domandi i nomi degli assessori alla città di Teramo, non lo sa nessuno, perché non perché
Allora, come fai tu a dare un voto a soggetti che non possono operare, perché non sono nelle condizioni quindi di sono operare? Sono che imputabili. Dovrebbero essere tolti, per me sono non classificati. Non classificati. Cioè, non li puoi classificare. Insomma, quindi li devi. Qualcosa dobbiamo dire. Non le puoi classificare. Per me. È una brava donna. Allora, siccome poi togli a tutti, perché rimanendo 9 assessori, tutti che devono fare, nessuno che fa niente, forse se ne mettevamo 4-5 di qualità, su cui si concentravano delle programmazioni politiche che oggi servivano alla città, come quella produttiva, commerciale, e come potrebbe essere una previsione di bilancio, ci sono degli assessori, delle deleghe che probabilmente servono con delle programmazioni. Ma se questo non c'è, perché non ci sono soldi, non ci sono capacità, per quali motivi li dobbiamo tenere lì? Allora assumili da un'altra parte e così risolviamo il problema, allora, fragassa, meno, dell'occupazione delle sedie all'interno del comune. Ragazza, che dobbiamo fare? Dobbiamo togliergli un po' di assessori, no? Ma se non servono a nulla, non servono a nulla, io invece reputo. Basta che mi elenchi quelle che hanno fatto in 12 mesi di assessori, uno per uno, però. Ecco. Certo, nella programmazione politica, non consegnare i giochi, andare in bicicletta, ne parliamo singolarmente. Io non so quando durerà questa trasmissione, perché di assessore ne sono 10. Però portando. Infatti, sì, io sono pure preoccupata. Siamo fermati alla prima, quindi. Però dopo comunque vi annuncio che c'è Rudy Di Stefano, fragassa. Ah, ma viene lui personalmente? No, dobbiamo dire qualcosa di Rudy Di Stefano, sulle manutenzioni. Innanzitutto riprendo il discorso iniziale, che non mi nascondo sul fatto che Futuro In è la maggioranza della maggioranza e avrà delle responsabilità pesanti, nel bene e nel male, ma sicuramente, ed è giusto che sia così, come lo è. Il PD, il principale partito dell'opposizione, giustamente si assume il merito e l'onere di fare un'opposizione giusta, costruttiva per la nostra città. Manuela si prepara. Lo dico. Tra le varie critiche che abbiamo raccolto, no, che poi andremo anche ad ascoltare, c'è il fatto che si dicono i cittadini che non c'è un'opposizione al comune. Ma perché loro pensano che l'opposizione perché il cittadino pensa che l'opposizione può far qualcosa. Poi se non fate niente per eliminare l'effetto... Forse non vi fate sentire abbastanza. Allora loro pensano che l'opposizione... O non studiate abbastanza. Pensano che l'opposizione possa fare qualcosa per eliminare degli effetti negativi che produce la maggioranza. In realtà l'opposizione può farlo solo l'opposizione, cioè può evidenziare una negatività, può fare ostruzionismo in consiglio comunale, può fare rumore, ma non può modificare lo stato dei luoghi. Questo non lo percepiscono, perché loro pensano che noi siamo in grado di cambiare delle cose negative che fa la maggioranza. Non riescono a percepire, perché giustamente è una cosa politica, il cittadino non riesce a percepire che l'opposizione non ha mezzi per poter eliminare gli effetti negativi dell'attività di questa maggioranza. Io quando stavo facendo questa riflessione, la domanda non la conoscevo, io facevo riferimento all'ultimo consiglio comunale dove abbiamo portato uno statuto della Team, un nuovo statuto della Team, dove c'è stata una collaborazione attiva da parte dell'opposizione, che a me ha fatto piacere, perché noi abbiamo preparato, votato un documento importantissimo per il futuro della Team insieme, portando il meglio insieme a Dodo, come anche con delle qualità personali di professionalità, portando un miglioramento sullo statuto, senza stare a guardare un colore politico, senza stare a guardare per il bene della città. Punto. Questo è quello che a me fa piacere, avere accanto un'opposizione costruttiva, dove se c'è un errore da parte di un assessore, da parte di un provvedimento che si porta in consiglio, ci sia subito una risposta propositiva e non semplicemente a livello addirittura di avere la speranza che ci sia l'errore per poi dirlo dopo, ma magari intervenire nell'immediatezza, così come è stato fatto nell'ultimo consiglio comunale, e per me era un dato positivo che lo stavo portando come una positività e non una negatività. Allora, tornando agli assessori per cercare di accelerare, perché sennò non ce la facciamo a farne 10, dobbiamo fare con due puntate. Tornerei sulla... Io tanto per me tutti non classificati, perché non le posso... non classificati. Non lo ritengo giusto, perché sono 10 persone che a vario modo si esprimono... Non sono proprio tutti qua. Si esprimono, danno la loro professionalità, la loro, come dire...
dire, il loro modo di fare, quindi è giusto che ci sia un distinguo dall'uno dall'altro. Perché sennò ma non torniamo alla Marchese. La Marchese, ha detto bene Dodo, svolge un ruolo particolare, soprattutto sul personale, chiaramente non ha una visibilità come molti altri, però il suo lavoro è costante, perché sul personale forse ci sono, diciamo così, le rogne, fra virgolette, che nessuno conosce dall'esterno, ma che materialmente però sono cose concrete. Perché? Perché il personale, purtroppo, nelle pubbliche amministrazioni, un'altra cosa che sfugge ai nostri concittadini, perché non sempre hanno esperienza diretta nelle pubbliche amministrazioni, magari loro sono quelli che si lamentano che un documento non è pronto dopo i giorni prestabiliti, che si lamentano che la macchina del comune non funziona, quelle persone lì però non conoscono e non sanno quanti meandri e quante difficoltà ci sono nell'ambito del personale per far sì che possa procedere questa benedetta macchina. Quindi il ruolo della Marchese è un ruolo silenzioso, è un ruolo magari invisibile, come però... Come sta lavorando? Sta lavorando col suo impegno. Adesso io i voti chiaramente non li metterò, ma mica per qualcosa, perché a parte non mi va di dire l'insufficienza e la sufficienza, ma non è questo. Però è una figura che comunque il suo impegno, come diceva Dodo, la mattina se vai nel suo ufficio ce la trovi, cioè questo è il concetto. Quindi è importante anche questo, dare alla persona la propria presenza. Bene, allora adesso guardiamo queste interviste sempre in piazza che abbiamo raccolto ieri e poi parleremo dell'assessore Di Stefano. Che voto diamo a questa amministrazione per Teramo Città? 4. Cosa è mancato? Le strade sono completamente dissestate, non ci sono spazi verdi, diciamo, per far giocare i bambini, o se ci sono sono maltenuti, e poi non so che cos'altro posso dire. Le tasse come la trattano? Le tasse, quello si sa, ci mangiano vivi e lavoriamo per quello, per pagare le tasse. Da mamma teramana, che voto dà questa amministrazione? Oddio, domanda abbastanza difficile, perché io ho un figlio in età elementare, quindi... Qual è la situazione? Si capisce poco, sia su che sorte avremo, che quando arriviamo a scuola, poi un giorno è chiusa, per chi lavora è impegnativa come situazione. C'è un po' di disorganizzazione? Abbastanza, sì, purtroppo sì. Lei è stata tra le mamme che ha protestato con il passeggino? Non ho protestato con il passeggino, però ero con loro anche, non fisicamente, ma le sostenevo, sì, perché comunque quando ti trovi in una situazione con due bambini, poi ecco, non si va a scuola, poi non si sa l'orario, poi non si sa il pulmino, poi insomma non è facile gestire tutta la famiglia. E per quello che riguarda i parchi gioco a Teramo, che voto dà? Sentiamo un velo pietoso, no? Senza voto, non classificati, no, non hanno spazi, cioè, ma non hanno spazi, è anche un po' colpa del cittadino sicuramente, perché poi quando non vengono tenuti bene quei pochi spazi che ci sono, però... Ne hanno fatti di nuovi? Sì, io in realtà sto a San Nicolò, pur frequentando Teramo, e quindi quel piccolo spazio che c'è a San Nicolò sicuramente non... No. Il voto? Su scuole e parchi gioco? Facciamo 5 di fiducia. Di Sabatino, insomma, anche in questa seconda ondata di intervista non è stata ancora promossa l'amministrazione Brucchi Bis. Non è stata ancora promossa, ma c'è qualche intervista che la promuove. Ma l'ho detto in premessa. Allora, noi siamo stati in piazza e abbiamo raccolto. Non è colpa come nostra. Come è stato stilato il campione? Allora, non sono voglio spiegarlo. Non sono domande, perché qualcuno magari potrebbe pensare che sono domande no. O a persone che magari noi conoscevamo, pilotate. Non ho detto questo. Ho detto però su un campione. È singolare che tutti diano un giudizio negativo. Ci sarà qualcuno che questa amministrazione l'apprezza, no? Mi pare di... Cioè, in questo momento ti posso dire di no. Le frazioni. Tutte le interviste non ce ne sono l'apprezza. È solo una persona che adesso andiamo a sentire. Guarda, se la regia mi segue, perché adesso sto... È un nostro parente, no? È un parente di fragasso. A Brucchi. Allora, se la regia mi segue, perché non era previsto in scaletta, dovevamo parlare, ma ne parliamo subito dopo, dell'operato dell'assessore Di Stefano, io manderei il prossimo contributo, che ad un ex sindaco, a Gianni Chiodi.
Ci dà una mano. Che voto diamo a questa amministrazione che sta per festeggiare il primo anno del secondo mandato del sindaco Brucchi? Beh, considerando quanto siano diventati difficili i tempi dell'amministrazione della cosa pubblica, dal 2008, cioè dal 2009 direi, una crisi della finanza pubblica che non c'è mai stata, non c'è un euro, è un voto abbondantemente di sufficienza, direi anche di più della sufficienza, considerando se consideriamo la difficoltà che c'è oggi di governare, è un miracolo quello che sta facendo, è ancora una amministrazione che mantiene una presa salda, cosa che non c'è invece in tante altre realtà, perché sempre bisogna fare discorsi comparativi. E poi penso che stia portando avanti i programmi con una certa efficienza. Certo, il mondo è completamente cambiato. Abbiamo ascoltato un po' di cittadini teramani che lamentano in primis troppe tasse, troppo alte, e poi soprattutto il disastro delle strade. Lei da ex sindaco, ma soprattutto oggi da cittadino teramano, come la vede? Che non c'entra niente questa amministrazione. Sono gli stessi persone che si lamentano che ci sono troppe tasse locali e che poi votano contro chi le riduce le tasse, per esempio a livello regionale, o votano la sinistra. Ne sa qualcosa? Sì, ne so qualcosa. Siamo l'unica regione che ha ridotto le tasse considerevolmente negli anni negli ultimi 5 anni. Consideri che adesso, per esempio, su tutti i giornali nazionali c'è la ripresa forte delle tasse locali, in maniera particolare delle 5 regioni che l'hanno aumentata, e cioè l'Abruzzo, che nel 2015 ha aumentato le tasse dell'11,8%, nessuno ne parla, nessun commentatore, i sindacati non ne parlano, non ne parlano le associazioni industriali, non ne parlano i giornali. Rinasce quel consociativismo che fa pensare che è ricominciato una sorta di saccheggio, allora a carico dei cittadini. Cioè, allora, se si vogliono le tasse basse, non si può chiedere contemporaneamente di aumentare la spesa, e poi quando qualcuno le riduce quelle tasse, insomma, non dovrebbe essere, no, in qualche modo abbandonato. Quindi il fatto delle tasse non dipende comunque dalla comunità, dall'amministrazione comunale, perché lo Stato sta tagliando in maniera pesante i trasferimenti agli enti locali. Intanto per le strade è un'altra cosa, non ci sono i soldi, è inutile a dire. Una volta c'erano talmente tanti soldi che se un amministratore di oggi, se Brucchi si trovasse con i soldi che si avevano negli anni del debito pubblico, avrebbe asfaltato tutte le strade, rimesso a posto tutto, insomma, fatti tanti nastri, tagliato tanti nastri. Il problema è che poi qualcuno li avrebbe dovuti pagare, cioè la futura generazione, probabilmente lei, ma oggi non è più così, quindi non ci sono i soldi, non è che le strade si possono fare senza soldi. Quindi ai cittadini cos'è rimasto? La rassegnazione? No, ai cittadini è rimasto una cosa, intanto una sanzione della classe dirigente, vogliono tasse più basse e allora devono votare per quelle persone che quando hanno l'occasione lo fanno veramente, non lo dicono soltanto, e che soprattutto sappiano essere realisti, cioè nel senso che se si vogliono ridurre le tasse bisogna ridurre le spese, come ogni famiglia. Se invece il cittadino vorrebbe che da un lato si riducano le tasse e dall'altro si aumentino le spese, è un po' quello accaduto nei 40-50 anni precedenti, ed esploso il debito pubblico che oggi mette invece in braga di tela tutti quelli che ci stanno. Allora, Di Sabatino, come ha potuto constatare, c'è qualcuno che parla bene di questa amministrazione, che dà anche una ricetta, che bisogna votare chi si impegna parecchio in politica, però no, sì, d'accordo, non è d'accordo? No, sono molto d'accordo, ed ascoltando Gianni Chiodi ho un ulteriore rammarico di non essermi candidato con loro regionali, perché è una delle poche persone che, a differenza di tanti altri politicanti, perché questo è l'appellativo, ha un mestiere, ha una capacità, ha una professione, ed è uno che, al di là degli errori che ha commesso, ha ancora qualità e saggezza da vendere rispetto a quello che c'è in giro. Ha detto due grandi verità scomode, sulle quali ha pagato di persona evidentemente, perché quando alludeva a chi ha ridotto le tasse alludeva a se stesso evidentemente. Ha perso 18 punti percentuali con Luciano D'Alfonso, che non è esattamente una persona di primo pelo, è un politico di lungo corso, una persona navigata, che ha delle indubbie capacità dialettiche ed anche delle indubbie capacità politiche, ma certo non è uno che, voglio dire, ha dato dimostrazione di essere una persona di massimo rigore in termini di amministrazione, cosa che Gianni nel suo precedente mandato, secondo me, ha dimostrato ampiamente. Ha detto due grandi verità. La prima, la selezione della classe dirigente. La selezione della classe dirigente è un problema serio, perché la gente si lamenta, ed è la lamentazione sterile italica,
che non è solo un problema di Teramo, è un problema della nostra nazione. Cioè qui non dobbiamo smettere di piangerci addosso, di lamentarci, e poi sistematicamente nel centro-sud il meccanismo di selezione della classe dirigente è quello della clientela. Se continuerà ad essere questo, perché si vota la persona che è più limitrofa, o perché gli fa il piacere spicciolo, perché gli deve asfaltare la pozza, o perché gli deve mettere la rappezza, o perché gli deve mettere la luce che non si può mettere mettendo dei pali della luce non autorizzati. I famosi pali allora, della luce. Allora, se questo accade, non ci si deve più lamentare, facciamola finita, tutti, tutti. È una questione di rispetto delle regole. Dobbiamo cambiare registro, questo paese è in ritardo anche per queste ragioni, perché la clientela ha danneggiato in maniera indelebile il tessuto e la credibilità di una classe politica. Quello di cui dicevamo prima, la gente non ci può vedere più per queste ragioni. Seconda verità, riduzione delle spese, ma io sono 4 anni che cerco di dirlo in Consiglio Comunale, 4 anni che ho fatto la mia battaglia e qui per amor di patria mi taccio. Perché su quante cose ho dovuto ingoiare rospi, oggi invece questi rospi li sto facendo uscire con veemenza. Come tanti, perché, come tanti. Ma perché? Lo spiego perché, dice, ma allora sei incoerente. No, non sono incoerente, sono leale. La lealtà mi ha portato anche a subire delle scelte che in maggioranza io contestavo, ma ero vice sindaco. Quindi o mi sarei dovuto dimettere o avrei dovuto sposare la linea della maggioranza. Oggi in qualche modo sono una maggioranza costruttiva, una maggioranza critica, una maggioranza temporanea, una maggioranza in opposizione, ci vedete voi il termine, non mi interessa, qualcuno non voglio mi devo attribuire. Oggi io ho il piacere di poter spingere un tasto, chiedere la parola allo zelante Presidente del Consiglio, spingere un tasto e poter parlare liberamente. Le pare poco? E oggi io ridico con più forza, con più autorevolezza, con più slancio dialettico, ridico quello che dicevo già prima. Noi non siamo riusciti a ridurre le spese su alcuni servizi e su questo abbiamo una colpa grave, lo dobbiamo dire, perché la tema che io dico di ridurre i costi fissi, ma no, la perdonami, io sono 4 anni che lo dico in Consiglio Comunale. Io sono 5 anni. Benissimo, ma io lo dicevo, penso anche con maggior rischio, certo, rispetto a quello che era il mio ruolo, perché io ti ricordo e vi ricordo, lo ricordo ai concittadini, che sono stato oggetto di sfiducia da parte dei miei 2 zelanti consiglieri comunali che avevano ritenuto di sfiduciarmi in Consiglio Comunale, quindi ero anche depotenziato rispetto a quello che era il mio messaggio politico. Non era un messaggio politico frutto di una mia convenienza, era frutto del buonsenso e della ragionevolezza, perché che le tasse che si dovessero ridurre, che prima si dovessero ridurre le spese prima di aumentare le tasse, lo dicevo in tutte le salse. Forse, e faccio ammenda pubblica ancora una volta, cosa che ho già fatto, non ci sono riuscito. E questo è un motivo di ulteriore sprone che mi porta a dover sostenere questa battaglia oggi in Consiglio Comunale. Perché bisogna ridurre i costi, ma soprattutto bisogna ridurre i costi improduttivi. Perché se su un PEF della TIA aumentano i costi fissi, questo è inaccettabile. Perché i costi fissi, per definizione, sono costi che non hanno alcuna attinenza alla gestione del servizio, cioè le consulenze, gli affitti, il carburante, non possono aumentare più, devono ridursi, devono prosciugarsi questi costi, punto. Allora, Di Sabatino, Rudy Di Stefano, che è assessore... È bravissimo. Ricordiamo che bravissimo. Rudy Di Stefano... Sì. Lo dico, tra l'altro, sono notoriamente una persona critica e devo dire a Rudy si Di impegna. Stefano, lo dico pubblicamente, ha avuto un cambiamento di atteggiamento che gli fa onore, cioè lui alcuni tratti anche, perché vede, noi siamo in una città di 57.000 anime, alcune espressioni, alcuni comportamenti, alcuni vezzi, alcuni difetti, alcune miserie umane che tutti noi abbiamo, me compreso, sono a volte catalogate, classificate come delle colpe insanabili. Allora, se uno intelligentemente lima quegli aspetti caratteriali, che purtroppo in una città di 55.000 anime contribuiscono a determinare un giudizio sulla persona, se la persona è intelligente e percepisce che quegli atteggiamenti non sono ripetibili, non devono essere più ripetuti, e li lima, cioè ci pone rimedio, gli va dato atto, bisogna dire pubblicamente che è stato bravo, perché Rudy in questo è stato bravo, per essere chiaro. Poi non ha risorse, mo ce ne avrà di più, è chiaro che deve avere una marea di soldi in più. A Rudy Di Stefano questo gli va detto, perché Rudy Di Stefano si ha da fare. Poi se potesse evitare di fare qualche
interviste in più sui cestini da svuotare, io mi direi che non mi direi che è bravo, mi direi che è bravissimo. Per me sarebbe superlativo. Magari se evita di fare Fracassa qualche intervista vicino ai cestini, sarei più felice. Oh, Fracassa è contento perché Di Stefano è stato ampiamente promosso da Di Sabatino. Non era per questo, mi fa ridere giustamente battuta, la battuta è apprezzo la dialettica di Dodo da sempre, quindi non mi dice nulla di nuovo perché io lo ascolto ormai da anni. Il discorso di Rudy Di Stefano è uno di quei casi in cui, avendo pochi soldi, perché effettivamente in riferimento anche a quello che diceva il nostro ex presidente Gianni Chiodi, dove faceva riferimento che se questa giunta avesse avuto l'economia degli anni passati, sicuramente non ci sarebbero buche, non ci sarebbero strade rotte. Quindi ci dobbiamo rassegnare a questa situazione? No, non ci dobbiamo rassegnare, però abbiamo l'esempio di un assessore che, pur avendo è stato limitato dall'aspetto economico, però la sua presenza è importante. È importante, Toto, mi riassocio a quello che stava dicendo, a prescindere dai cestini, che è stato un atto simbolico. Questa contestazione fatta da Rudy negli ultimi due giorni nel controllo puntuale del verde pubblico da parte della Team, se era stato svolto e in che modo? Perché ha fatto bene? Ecco qui, adesso il cestino vuotato. Ci può anche essere, ci può anche essere, ci può anche essere, ci può anche essere. Cioè, lui ha voluto stimolare una riflessione intera. Perfetto, appunto, è una cosa, ma è una cosa simbolica. Ne parliamo dopo. Perfetto, perfetto. Allora, mo finisco e poi ascolto anche Manola volentieri. Che succede? Che occorre che ci sia un assessore che controlli, e deve fare questo, ed è giusto che faccia questo sulla Team, sul PEF, su quello che erano i soldi che doveva versare alla Team, adesso contesterà quello che deve essere contestato. Sta svolgendo il ruolo di assessore, punto. Sul PEF invece, che noi porteremo, io ancora come gruppo, e chiederò al mio gruppo, voglio vederci chiaro, per me ci sono ancora dei tagli che devono essere fatti prima ancora di chiedere ai dipendenti di fare dei sacrifici. E mi auguro che sul numero che deve essere limato, che farà molti 48, io spero che questo numero venga, ma neanche a parlare di dimezzamento, ma molto di più, cioè nel senso che dobbiamo stare attenti sul PEF, dobbiamo togliere qualsiasi forma di spreco, perché io voglio vedere rientrare come lavoratori a tempo pieno la maggior parte, se non riusciamo tutti, ma la maggior parte di questi 48 lavoratori. E per finire, l'ultima battuta, poi do la parola a Manola, sul quello che diceva prima Gianni Chiodi. Gianni Chiodi, io voglio ricordare solo questo, deve affrontare un processo a Pescara. Sì. Come problematica, perché lui, con brutalità, ha ridotto le spese delle cliniche private. Cioè, io questo vorrei che fosse un momento di riflessione per far capire cosa rischia oggi un politico che va in una direzione, i poteri forti. Sì, con i quali bisogna sempre... Adesso io come si può sentire un presidente come Gianni Chiodi, che ha fatto e ha cercato di fare qualcosa di positivo per la propria regione, per i propri cittadini, e si ritrova a doversi giustificare davanti a una procura perché stava combattendo contro i poteri forti, contro lo sperpero. Allora fa riflettere. Manola. No, vorrei sapere perché questo ragionamento vale, io sono garantista, faccio l'avvocato difensore per Gianni Chiodi, ma non valeva per la giunta del Turco. Scusami se non l'ho citato, però io ti ritrovo in consiglio comunale, un mio intervento, te lo ritrovo e te lo porto con tutto il cuore, dove io ho parlato di Del Turco, dove io ho dei forti dubbi su come sono andate le cose su Del Turco e l'utilizzo dell'accusatore di Del Turco, che la magistratura ha salvato. Ma voglio parlare invece, perché ormai è tempo passato, voglio parlare invece dell'assessore Di Stefano e della manutenzione del verde. Ecco. No, perché
che la TEAM svolga la manutenzione del verde oramai è da anni, sì. Parliamo degli ultimi 5 anni, va bene? Non capisco perché gli ultimi 5 anni, che il comune dava una commessa di circa 700-800 mila euro, tanto costava il servizio affidato alla TEAM senza gara, perché io ho sempre detto che la gara pubblica non era stata fatta quello che adesso facciamo oggi. In realtà non è che la gestione del verde è stata fatta in maniera splendida, perché ogni anno, ad ogni primavera, estate, abbiamo sempre avuto i problemi della non raccolta della erba, della pulizia delle strade, soprattutto nelle zone frazionali e soprattutto in alcuni giardini e anche nelle scuole. Ce l'abbiamo sempre avuto ogni anno. Tutto questo caos che è stato montato oggi non l'abbiamo mai avuto, il controllo non è stato fatto. Quando viene fatto il controllo? Ora che hanno deciso, perché questo è, loro hanno deciso, la maggioranza, di sì riaffidare il servizio di manutenzione del verde alla TEAM, ma riaffidarlo ad un importo molto inferiore, sì, tipo 100.000 euro, se sì, non mi ricordo con precisione, che ha determinato cosa? La non possibilità per la TEAM di tenere il personale e quindi l'aumento dell'esubero del personale che oggi c'è la TEAM, cioè il fatto che questa riduzione determinerà la fuoriuscita dall'assunzione con la TEAM di un gruppo di lavoratori. Cioè mi stai oggi, dicendo che allora, era oggi, stato voluto? Allora oggi sento l'assessore che mi viene a dire non è fatto bene, quando in realtà gli hai ridotto l'importo, quindi non ho capito che lavoro doveva fare la TEAM se tu gli hai ridotto di un decimo. Ma fino al 30 aprile loro avevano degli accordi, allora, oggi, fino al 30 okay, di aprile. Tu gli hai ridotto, quindi che cos'è tutta questa, cioè per quale motivo fai tutta questa scena? Ok, gliel'hai ridotto, bene, determinando la riduzione del personale. Ora io aspetterò al varco, perché voglio capire se per l'hanno ridotto, perché lo devono riaffidare ad altri, non ho capito bene questo passaggio, sulla spalla di chi? Dei lavoratori? Cioè di quella gente che hanno strumentalizzato in tutta la campagna elettorale? Ma perché io starò ad aspettare che cosa accadrà? Quindi bene il controllo, che doveva essere fatto sempre, non ora, perché io sono per controllare le attività che svolge la TEAM a seguito delle commesse che sono affidate dal comune, che noi cittadini paghiamo e devono essere giustamente controllate. Controllate come? Perché fino ad oggi sappiamo benissimo che il rapporto TEAM-comune è stato abbastanza complicato, avviene tutte le vicende che la TEAM ha avuto per il fatto che non c'era nemmeno un atto concessorio firmato, insomma un sacco di problemi, ok? Certo. Quindi ora non mettiamo tutta questa scena oggi come se all'improvviso la TEAM è impazzita, cioè non credo, perché la situazione che abbiamo avuto è sempre stata la stessa. Voglio attendere quali sono le conseguenze di tutta questa pantomima che è stata fatta dall'assessore Di Stefano. Aspetterò, perché io sono prima guarda e poi parlo. Questo su. Ora poi voglio dire questa cosa. È chiaro che se andiamo a guardare i nuovi assessori, perché bisogna guardare sempre il contesto di paragone, è chiaro che Di Stefano sembra quello più attivo rispetto ai 9 dormienti. Sembra, che perché non lo è? Sembra, perché lo è, fa molto fumo e niente arrosto. Okay. Perché in realtà, non avendo, visto che lui è l'assessore soprattutto delle manutenzioni, e dopo tutti i pali che ha sistemato fra il mese di gennaio, di marzo, i pali e il mese luce, di aprile, sempre, maggio, oggi credo, dopo tutti questi pali che ancora in parte non funzionano, e alcuni tipi di asfalto fatti a comando su metri quadri fatti in alcune zone della città, per il resto la cassa vuole intervenire. Però aspetto che, voglio dire, ragazza, in realtà, Massimo, rispetto per loro, io aspetto che finisce, no, c'ha ragione, c'ha ragione. Va bene, difendi anche l'assessore. No, preciso solo che che di appartenente a gruppo futuro io preciso assolutamente che... questo allora, però dobbiamo essere onesti, che se mo Di Stefano è bravo perché ha fatto tutta questa pandemia, che dobbiamo capire perché l'abbia fatto, negli ultimi 5 anni la situazione è sempre rimasta uguale, mo che vogliamo scaricare sulla terra, ti dico che cosa è successo perlomeno quello che poi un giorno porteremo Di Stefano, poi sicuramente quello più attivo non lo metto in dubbio, se lo mettiamo in paragone a quello che abbiamo lì, cioè tutti i dormienti che stanno in consiglio comunale. E oltretutto voglio dire anche questo, che poverino, è chiaro che quando più si voglia attivare, e si attiva, io questo glielo riconosco, non ha possibilità economiche per poterlo fare. Certo. Ora io voglio ripetere, quello che ho detto all'inizio, perché qua si confonde la macchina amministrativa, come funziona e che cos'è. Se io devo prendere i soldi e utilizzare i soldi per fare dei lavori, tipo l'asfalto per le strade, basta un ragioniere, non ci devo mettere l'assessore. L'assessore è quello che si deve ingegnare, soprattutto nei periodi di difficoltà come questa, per cercare di risolvere i problemi che una città ha, quando ci sono problemi, come oggi,
che abbiamo problemi di entrate, un problema di mancato pagamento, perché diciamo anche che le tasse non entrano, perché più si aumentano, meno la gente paga, perché non può pagarle. Noi, è vero che non abbiamo le tasse al massimo, ma è anche vero che parte di queste tassazioni il cittadino non le paga, che non si costruisce più, quindi non abbiamo l'entrata della Bucalossi che serve proprio per fare le manutenzioni delle strade. Vabbè. Abbiamo una serie, e su allora cosa deve fare l'assessore? Deve andare a svuotare i cestini o mettersi il cappello e andare a mettere le toppe d'asfalto? L'assessore deve fare una programmazione politica, perché nel piccolo, lungo e medio termine questa attività di stallo che tu hai sulle entrate, che non sono solamente quelle che derivano dalla Bucalossi e da altre entrate comunali, ma che tu devi cercare di ingegnare attraverso una progettazione, una programmazione, andare a urlare sui tavoli di programmazione regionali, su quelli nazionali per trovare i soldi, perché questo fa l'assessore. Devono andare a Roma, insomma. No, andare a Roma, e dico un esempio, fare la programmazione politica, che è quello che fa il politico. Va bene. Se stai sempre seduto qui, per amor di Dio, sei bravissimo, ti devi fare, vai in giro, quello che ti pare, una breve replica. Ma i soldi sono sempre quelli che girano nella molto città. Brevissima. Allora, una breve, brevissima. Molto brevissima, perché ripetere tutto quello che ha detto Manolo ci vuole un'altra tradizione. Sì, infatti abbiamo ancora... molto semplice, molto semplice. Allora, negli anni pregressi, la Team svolgeva la propria attività del taglio dell'erba, nessuno lo può dire, nessuno lo può contestare, ci sono stati dei ritardi, è vero, ha ragione Manola, soprattutto in periferia, nelle frazioni, però il taglio dell'erba è stato fatto. Cos'è che è stato contestato? Sono state contestate le scuole. Allora, adesso la Team ha solamente i giardini scuole. Principali. No, i giardini... Chiedo scusa, ma lei c'è in sovrapposizione capogruppo, lui non è capogruppo, è stato di principale. Io non l'ho letto, chiedo scusa. E allora adesso poi... correggiamo, perché era una questione che ha ragione. No, dico perché consigliere comunale, tengo alla tenuta del vostro gruppo, ma lo so, è giusto. No, veramente granitico. No, precisiamo che il capogruppo è 15 anni, Giovan Battista. Allora la regia ci avrà sicuramente sentito, ascoltato. Io lo dico, sono onesto intellettualmente, bravo, ci tengo la loro tenuta, perché sono un gruppo di maggioranza. Vabbè, ma non lo scrivo io. Tra di loro, io sono da solo, quindi loro hanno un motivo. Ma no, non c'è questo problema. Va bene, consigliere comunale. Comunque, questi soldi che vengono contestati alla Team, e gli altri anni non sono contestati, perché gli altri anni il lavoro è stato svolto. Ci siamo accorti, anzi, l'assessore si è accorto che le scuole non sono state pulite i giardini e alcuni spazi che invece la Team doveva aver già svolto. Questa è la contestazione di quest'anno, ma non che tutti gli anni le scuole non venissero pulite, i giardini e via dicendo. Ecco perché quest'anno si sta verificando questo, ed è giusto che ci sia il controllo, ha ragione Manola, che su ogni atto, su ogni lavoro bisogna che ci sia qualcuno che vada a controllare. Allora, io volevo un attimino rivoluzionare la scaletta. Ma quante ore abbiamo? Un'oretta e mezza. Questa puntata facciamo tipo le telenovela. Per le nove dobbiamo uscire. Io su un paio salto. Non mi presento. A parte gli scherzi, allora, infatti io stavo pensando di rivoluzionare un attimo, perché adesso uno ciascuno, vi dico i nomi degli assessori che sono rimasti, così esauriamo l'argomento. Speriamo mi capiti quello di cui dico bene. Non lo so, io adesso... Speriamo, che la cabala mi aiuti. Me lo potevi dire, ma per sapere, mannaggia l'orecchio. Facciamo che ognuno se lo sceglie. Allora, adesso, e purtroppo io vado sulla scaletta che abbiamo fatto. Allora, di Sabatino adesso tocca Valeria Misticoni. Valeria Misticoni è... Attività sociali. È un assessore in gamba, per cui non ho motivi di dire nulla di particolare. Insomma, è una di quelle che secondo me sconta maggiormente anche la difficoltà dell'intera giunta. Perché è indubbio che quando poi in un contesto, in un organo collegiale, quando le cose non vanno come dovrebbero andare, soprattutto quelli che magari fanno bene, però purtroppo capitano nel bailam del giudizio negativo. Lei è molto in gamba, a parte una ragazza è attiva, come molto attiva, ma soprattutto una che si legge le carte e sa di cosa parliamo, per cui è una che secondo me ha dato anche un valore aggiunto rispetto alla gestione del sociale a Teramo rispetto al passato, senza nulla togliere a Giorgio Ignazio, che poi per meriti è volato nel Consiglio regionale e poi è stato premiato chiaramente per le sue capacità. Ma al di là di questo, il problema è che Valeria in questo secondo me ha ancora più attitudine e sicuramente non farà rimpiangere Giorgio, che aveva un grande dinamismo, una grande iperattività, ma mi sembra Valeria giusto, stata messa più riflessiva di Giorgio, e anche secondo me è una che ha
anche capacità di approfondimento maggiore rispetto al passato. Quindi sta bene lì. Secondo me è uno di quegli assessorati che credo ci sia poco da fare, anzi, forse una delle scelte migliori che ha fatto il sindaco. A Fracasso invece chiediamo di dare una valutazione obiettiva, mi raccomando, di Giorgio Di Giovan Giacomo, lavori pubblici e traffico. Beh, la faccio volentieri questa. Rie è l'assessore con l'esperienza che possiamo associarlo a Rudy Di Stefano, nel senso che la persona che non trova difficoltà sa come si deve muovere, sa come si muove la macchina amministrativa, la sua presenza c'è, le sue scelte si prende le responsabilità sulle sue scelte, poi ci sono state delle critiche, ci possono anche essere, soprattutto sui lavori pubblici. Io sono il presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, quindi mi ci raffronto sia con lui sia con Rudy. Anche qui noi troviamo delle difficoltà sicuramente, però diciamo che è quello di esperienza, che è l'assessore di esperienza che riesce a gestire il suo settore. Io, sei d'accordo o no sul fatto c'è chi dice che in realtà il vero assessore ai lavori pubblici continua ad essere Brucchi? Ma allora, quello che prima, così come l'ha dipinto, così come l'ha dipinto giustamente, parla solo Brucchi. No, mi associo a quello che è stato detto prima da Dodo, che l'ha dipinto nel modo giusto. Questo modo di fare del sindaco, non c'è cattiveria nel suo modo di fare, non è perché vuole togliere spazi, è il suo modo di essere impulsivo, cioè come un fiume in piena, cerca di si legge anche tutto, perché una persona per intervenire significa che comunque ha seguito la cosa, quindi l'argomento, e di conseguenza Maurizio, ma io mi fido di tuttologi, vabbè, ma è il suo modo di essere, il suo modo di intervenire. Io ad esempio al mio sindaco che cosa ho consigliato, non so se fra 20 giorni o fra un mese, quando si tornerà a parlare un pochettino di rivedere magari tutto il sistema. Io personalmente gli ho consigliato che le sue deleghe di far sì che anche i consiglieri comunali possano essere investiti da deleghe che magari sono rimaste al sindaco, appunto per far sì che lui vada un pochettino a spogliarsi, non del suo vestito, ma a spogliarsi un pochettino di queste deleghe, per dare l'opportunità a tutti di essere impegnati, a tutti di entrare nella concretezza. Ma questo appunto perché anche per me è il fatto che Maurizio ogni volta debba alzarsi e rispondere su un argomento, io sono convinto che dovrebbe essere l'assessore del ramo a intervenire in tal senso. Manola, Piero Romanelli. Romanelli, pubblica istruzione, scuola. Perché mi è nato Piero Romanelli? È il caso, l'elenco. Non ti piace? Guarda, io devo dire che Piero Romanelli tenta in tutti i modi di poter fare qualcosa nel suo assessorato, perché in realtà è nell'impossibilità di farlo. È nell'impossibilità di farlo perché in realtà non segue la macchina amministrativa che gli va avanti, la macchina va avanti e lui gli corre dietro. Questo è nell'ultimo anno l'attività di Piero Romanelli su tante cose, sul taglio della mensa, l'aumento dei buoni mensa, il fare l'effetto retroattivo di questo aumento, il problema di tutti i pulmini, i ragazzi, il fatto che la previsione di voler chiudere la scuola di venerdì e quindi di tenere chiusa la giornata del sabato, una serie di circostanze, le assistenze nelle scuole che ruotano intorno alle scuole, che in realtà più che derivare da una programmazione politica vera effettuata dall'assessore, lui li segue a ruota perché sono le conseguenze drastiche di una situazione economica drammatica del comune e che va a incidere in questo momento con un effetto molto negativo sulle scelte di quell'assessorato, che non fa lui ma che fanno altri per lui, per cui non voglio ripetermi, però in realtà anche lui attualmente, io se fossi stato in Piero Romanelli, che è una persona che stimo come persona fuori dalla situazione politica, e mi sarei dimesso. Se fossi stato in lui, io avrei riconsegnato la delega. Allora, per come è stata strapazzata questa materia, nell'ultimo anno, per dignità l'avrei fatto, perché in realtà non si può giocare sulla scuola. Ma lui voleva dimettersi. Cioè, pure quando sentiamo parlare così, chiudiamo di sabato, sì, è bello dire chiudiamo di sabato, perché pure a me piacerebbe che il sabato mio figlio, per esempio, non va a scuola, o che io possa cominciare un weekend il sabato, andare al mare, tante cose. Ma
Ma in realtà poi bisogna pensare anche a tanti altri aspetti, certo, perché non è solamente quello, è come recuperi le ore, soprattutto nella scuola elementare, certo, che i bambini sono piccoli, non è che gli puoi fare 5 ore di istruzione, perché il bambino non ti segue, quindi fai questo a discapito della cultura, dell'istruzione, come lo recuperi, perché lo fai, cioè non si può pensare di fare dei tagli, è un esempio, poi si discute, ogni scuola valuterà, perché io penso che questo non c'è, è una valutazione che va fatta, dire che tempo pieno le nostre scuole non le possono fare, non hanno mense, quindi cioè è un problema. Però mi pare di capire che già è stata assunta questa decisione, insomma, con l'aiuto della provincia. Perché non è così facile, poi noi non abbiamo gli orari adeguati per le famiglie, adeguate alle famiglie, gli orari degli uffici, del lavoro, cioè non è che dire io chiudo e così, vabbè, si chiude, vabbè, abbiamo fatto un taglio, no, in realtà su questo va collegato tante cose, perché anche le attività lavorative delle famiglie devono essere collegate al tipo di struttura di scuola che tu pensi di dare, perché non puoi pensare che tutti lavorano ogni compreso il sabato e tu chiudi le scuole, perché crei dei disagi ad alcune famiglie. Gli orari e le strutture lavorative di una città vanno collegate al tipo di servizio che tu dai, quindi queste scelte non sono scollegate ad altre situazioni. Poi non dico che io sono contraria a priori, perché io potrei essere anche favorevole, però è chiaro che bisogna capire come lo si vuole attuare. È un esempio, questo vale per il trasporto. Il trasporto del scolastico è troppo costoso, perché in realtà sulla quantità, il costo, tante questioni, per cui va fatta una programmazione diversa. Ti vuoi creare delle situazioni con dei comuni limitrofi, puoi pensare di far fare un bando alla provincia, non lo so, ti devi ingegnare per cercare di dare una risposta risolvendo un problema. Non so se poi ci riesci, ma questo almeno devi tentare di farlo. Sono tutte l'aumento della mensa che è retroattiva all'inizio dell'anno, il fatto che tu prevedi dei livelli di contribuzione, cioè c'è tutto, le chiusure di alcuni nidi, il fatto che tu non abbia programmato in anticipo cosa volevi fare nelle scuole materne, nella scuola voglio dire, no, in realtà lui sta subendo, perché io devo dire che negli anni precedenti era molto più motivato lui, perché cosa ha avuto la subendo? Stessa delega, e credo che stia subisce delle scelte che fanno altri, che fa il dirigente o che fa l'assessore a bilancio, cioè che fa il sindaco, lui subisce non potendolo impedire. Perfetto. E quindi credo che io ho questa impressione, io un assessorato per questo è inesistente, perché non riesce a gestirlo, per cui tu prendi in mano la situazione o io per dignità mi sarei dimesso. Vediamo i prossimi due contributi, se la regia mi segue un attimo, perché stiamo accelerando andando verso la conclusione di questa trasmissione che purtroppo dire che però condivido quello che ha detto su Valeria Misticoni. Quindi Valeria Misticoni piace, meno male. Ma perché se lavora, sta lì, svolge il suo lavoro, allora, con molto. Può migliorare, ci sono alcune cose che vanno migliorate, però già il fatto che ha cambiato il sistema sociale che avevamo, già questo è di merito. Poi certo va rettificato, perché secondo me i livelli, c'è troppa differenza fra i livelli, però vabbè, quello si sa, si può migliorare se c'è apertura. Però hai cambiato il principio, che è applicabile. Assumendosi le responsabilità. Allora, vediamo i prossimi due contributi filmati e poi parleremo degli ultimi tre assessori, cioè di Cozzi, della Guardiani e della Luca Antoni. Sono troppi 9 assessori? Io li toglierei più della metà. Qua vanno girando gli assessori, non è che lavorano al tavolo con le persone, con i telefonini lavorano, ma dove stanno? Quali assessori toglierebbe? Non c'è nessuno che te puoi parlare, prendere l'appuntamento, adesso è uscito perché è per motivi urgenti, meno male. Quali assessorati salverebbe lei? Io? No, i lavori pubblici no, per l'amor della Madonna, no. I lavori pubblici no, viabilità neanche, perché sono insieme, manutenzioni? Le manutenzioni che mettono le pezze con l'asfalto, che ricoprono le strade, le buche? Niente. L'assessore al bilancio? Il bilancio non lo conosco io. Alla scuola? La scuola, tanti bambini non dicono che vanno tanto bene le cose. Come stanno internamente, sia per la questione delle colazioni che fanno, per tante cose, sia per il servizio, diciamo, di scuola bus e via di seguito, non è che sia efficiente al 100%. E invece l'assessorato agli eventi di questa città come lo vede? Faranno qualcosa?
adesso siamo sempre noi nella gioia della Serie B, ecco, solo quello. Ci salva quella, la Serie B. La Serie B adesso ci salva. Che voto dà questa amministrazione che tra poco festeggia il primo anno? Ma sinceramente non lo so, un voto di sufficienza, perché i tempi sono quelli che sono e quindi sono tempi duri. Devono fare quello che possono fare con le poche risorse, però insomma. Se io le chiedessi in questo anno cosa le resta impresso dell'operato di Brucchi? Sinceramente al momento non mi viene da... Chiudo io, partiamo. Capodanno 2015. Ma è stato un piccolo flop, anche perché viste le condizioni atmosferiche eccetera, la cosa è, secondo me non è stato neanche scelto lo spettacolo giusto. Si potrebbe... Strade come stanno? Le strade queste sono ridotte abbastanza male, io sto a Colle Parco e c'è una strada adesso che attualmente è ancora franata. E questo è veramente un punto dolente, perché le strade sono ridotte abbastanza male. Le dico Team, cosa mi risponde? Ma per quanto riguarda la raccolta, io devo dire, io mi trovo abbastanza soddisfatto. Poi per quanto riguarda le cose interne di esuberi, bilanci, cioè non ci entro in merito perché non ne sono al corrente. Ha dato una sufficienza piena o un sei meno meno? Ma diciamo per così, ottimisticamente diciamo una sufficienza piena, con la speranza che vadano un po' più su e raggiungano anche un 7. E allora qualche leggero miglioramento, positività nei confronti dell'amministrazione Brucchi Bis sembra anche esserci in queste interviste di Sabatino. Sì. Allora, però noi torniamo a fare la carrellata sugli assessori. Avevo dimenticato prima Marco Tancredi, assessore al commercio, però insomma chiederemo anche di lui. Però dovendo rifare il giro e dovendo anche riniziare da Di Sabatino. Di Sabatino era assessore al bilancio nel Brucchi 1 e allora chiediamo come sta operando, se sta operando bene nelle ristrettezze economiche o cos'altro, l'assessore Guardiani. Mi sembra facile fare l'assessore dopo averlo fatto, dopo che in quel dicastero ce l'ho io, ma lo dico senza presunzione. L'assessore Guardiani dobbiamo dare la sufficienza solo per questo, perché ha avuto il coraggio e l'ardore di sobbarcarci un onere pesante, che non è solo quello del dicastero, perché... Lasciamo stare, quello è uno degli assessori più scomodi che si possa rivestire, glielo dico per esperienza specifica e diretta, ma al di là di questo era che doveva sopperire anche con un'aggettiva carenza, come dire, professionale, culturale, legata a un assessorato molto tecnico e quindi sul quale qualche difficoltà in più all'inizio l'ha mostrata, però è una persona molto intelligente, perché io poi insomma con Eva ho un rapporto di grande simpatia, a parte che insomma essendo peraltro una bella donna quindi è anche facile averlo, ma lei ha, io gli dico spesso, insomma tu sei socratica perché sai di non sapere, no? Cioè, ma lo dico con un atteggiamento di grande, col massimo del rispetto e col massimo anche della stima possibile, perché lei ha la perfetta, si è creata nel ruolo e siccome ha capito che è difficile anche farsi vedere tutti intorno a un tavolo, metterli d'accordo, che poi si tratta di tagliare, siamo tutti, tutti vorremmo che si tagliasse a quello vicino, no? L'assessore vicino, quindi lei ha capito questa difficoltà oggettiva e a volte mi dice, ma tu come facevi? Niente, cercavo di fare più o meno come fai tu, con l'aggravante che lei non ha magari le competenze specifiche di quel ruolo, per cui questo ulteriormente la penalizza, secondo me se la sta cavando egregiamente rispetto a quello che erano le complessità e anche le asperità di quel ruolo, quindi io ritengo che non sia sicuramente tra gli assessori che abbia in qualche modo messo in difficoltà Brucchi, sono altri quelli che hanno contribuito ad aumentare le difficoltà del sindaco. Bene, Fracassa ovviamente non gli possiamo chiedere degli assessori che fanno riferimento al suo gruppo, perché insomma è ovvio. No, ma sono, riesco ad essere obiettivo. Non mi fido tanto, vabbè. Però gli chiediamo di... Non mi vuoi mettere alla prova? No. Vabbè, però non è detto, guarda, siccome... sarebbe bello metterlo alla prova. Sì, allora mettiamolo alla prova. L'assessore Luca Antoni. Beh, perfetto, allora io questa sfida l'accetto. Allora, l'assessore Luca Antoni, di tutti gli esempi che abbiamo portato qui, è l'unica che si è ritrovata a fare l'assessore non avendo esperienze pregresse
di consigliere comunale, quantomeno, perché... E questo è stato forse un errore. Adesso dico perché, rispondo anche su questo. L'esempio che portava giustamente l'ultimo esempio, anch'essa donna, Eva Guardiani. Eva Guardiani viene fuori da 5 anni dalla provincia di Teramo con un ruolo comunque importante di assessore, che quindi si è presentata al comune di Teramo anche su un ruolo difficile, come giustamente è quello dell'assessore al bilancio, senza esperienza ma con un bagaglio tecnico alle spalle. Adesso noi torniamo a parlare delle leggi che ci sono in questa nazione, delle leggi strane, sono il primo ad ammetterlo, perché il signor Del Rio, il nostro ministro, che io non so se stimarlo o non stimarlo, però ha fatto una riforma in provincia che è un disastro. È anche merito suo il discorso delle quote rosa obbligatorie, 4 assessori donne presenti in giunta obbligatoriamente, perché se no oggi avremmo potuto rivedere l'esperienza di Dodo Di Sabatino, ma è un maschietto, fammi finire. Quindi questo signor Del Rio che va in giro a pubblicizzare i suoi libri, io questa cosa la contesto pubblicamente in televisione, che i ministri a me non mi vanno, che vanno a vendere il vino o a pubblicizzare i propri libri, che è la cosa che per me dovrebbero dedicarsi meglio a quelli che sono i problemi della nostra nazione, sì, e magari a fare le riforme con un minimo di intelligenza, perché noi adesso nei prossimi mesi non pagheremo lo stipendio ai dipendenti della provincia, non so, ma non di Teramo, delle province d'Italia. Finisco per ricollegarmi, è sul discorso delle quote rosa. Quote rosa, noi avevamo l'obbligo... Rosa, parità di genere, cambia nome. Vabbè, scusami, okay. Accetto... Parità la... di genere. Perfetto, okay. Allora, l'obbligatorio di 4 donne, posso dire 4 donne? Genere, femminile. No, l'obbligatorietà della parità di genere. Perfetto! Ci potevano stare 5 uomini, 5 donne e 4 uomini. Perfetto. Okay. Perfetto. Allora, che succede? Che c'era... appunto questa necessità, Luca Antoni paga degli errori di gestione dovuti all'inesperienza che veniva da zero, perché già per uno che fa 5 anni il consigliere comunale gli permette di avere un minimo di praticità, sempre di quella famosa macchina amministrativa che è il comune, che così è la provincia, che così è la regione. Quindi io non è che sto dicendo che lei ha fatto bene. Ma ti devo menare? Guarda, io non posso difendere Luca Antoni. No. Ma non mi puoi dire che tu metti l'assessore perché è donna? No. Ma stiamo scherzando? Perché donna? Avevamo l'obbligo di avere la parità di genere, così la chiamiamo nel verso giusto, avevamo l'obbligo, facendo a 9 assessori, avere 4 di sesso femminile. Non è vero. Perché non è vero? 4 dell'altro genere, potevano essere anche maschi. E che cosa... E quindi? Quindi tu sei stato obbligato a mettere, per esempio, un Cozzi, sei stato obbligato a mettere un Di Giovan Giacomo, sei stato obbligato a mettere un Tancredi, perché erano maschi. E se non chi mettevi? Che so io. Allora, scusami, sì, permetti, che appunto dico, no, eravamo il gruppo di maggioranza, avevamo 4 assessori, 2 uomini e 2 donne, quindi ecco dove sta il problema. Ma non è il genere, è il tipo di soggetto che scegli, non è il genere che ci metti, è la qualità del soggetto che ci metti, a prescindere dal genere. Io adesso non riesco a capire quello che mi vorresti dire tu. È difficile capire quando dura questa formazione mentale. Perfetto, ecco perché non dovuto fare una legge, perché c'erano queste formazioni mentali. Ma no, non esiste, non è vero quello che dici tu. Noi ci ritroviamo, e non è solo il comune di Teramo. Vorrei esprimermi col comune di Pescara, dove c'è una ragazza di 18 anni che fa l'assessore. Alla sua prima intervista, sai che cosa ha dichiarato? Io faccio e dico quello che mi dice papà la sera. E allora, per favore, finiamola. Ma è una legge demenziale. Se in Italia nasce la Merkel o la Thatcher, noi ce ne accorgiamo. Non la bloccherà nessuno, non la fermerà nessuno. Perché la legge di pretendere che su una lista ci sia il 50% di donne, io sono favorevole a tutto ciò, allora, ma in giunta che ci sia l'obbligatorietà tu l'hai scelta quella donna di genere, ma non mi dici chi c'era? Tu hai scelto quell'uomo, dimmi quella l'altro donna. Nome
Vabbè, chi c'era? Tu potevi scegliere anche fuori, io. È perfetto, perfetto. Però forse perché il cognome, donna. Ma forse perché il cognome era Luca Antonio. No, ma questa è una tua supposizione. Ma l'esempio di donna esterna è che comunque arrivava con zero esperienza amministrativa. Comunque era la stessa cosa. Sì, quindi ma era giusto dopo un anno, però, mettere, è giusto mettere dopo un anno. Di un anno sicuramente sono convinto che nei prossimi anni farà meglio. Sicuramente, perché ci ha commesso degli errori di valutazione. Sicuramente con l'esperienza maturata quest'anno, nei prossimi anni sicuramente migliorerà. Ma no, cioè, ma io non sono convinto che adesso, perché uno ha commesso degli errori di valutazione, magari consigliata male da anche dallo staff, dal dirigente, da altre persone che gli stanno intorno. Magari un Dodo Di Sabatino ha più esperienza per dire quando un dirigente gli si avvicina per dare un consiglio, magari ragiona più con la sua testa. Si sta guardando invece un po' strano. Vabbè, ma io dico la verità, un neofita che si ritrova lì a fare l'assessore... Ma che te l'ha ordinato il medico? Veramente l'ha ordinato il medico. Allora, ma che te l'ha ordinato il medico di metterci quegli assessori là? Io non parlo, in generale, tutti. È una scelta fatta dal sindaco. Potevi scegliere chi volevi, c'era anche, ci sono tante donne. Ragazza, ma è vero che la Luca Antoni è intoccabile per volere di Paolo Gatti? Ma no, non è vero. La Luca Antoni subisce le critiche di normali, ed è giusto che sia così, sia le critiche che ci sono state, magari anche giornalistiche, però ha un gruppo, giustamente si raffronta con il gruppo di cui lei fa parte, ma non è perché lei esce dal nostro gruppo è intoccabile, non è vero assolutamente. Manola, volevi aggiungere qualcosa sulla Luca Antoni? Lo chiedo anche a Di Sabatino, perché lui più volte ha avuto anche da dire, no, sulla Luca Antoni in consiglio, però è stanco. No. È stanco. E che non mi appassiona il gioco l'argomento al massacro. E noi volevamo riproporvi. Cioè, ci sono delle difficoltà che ha incontrato l'assessore Luca Antoni nel suo mandato. Evidentemente, dice il buon amico Fracassa, è mal consigliata. Io credo che sia stata anche forse una scelta probabilmente assolutamente avventata quella di averla inserita in giunta, perché una persona che ha poca esperienza, in questo concordo con Manola, fa un po' di gavetta che non guasta, fa un po' di consigliere comunale, impara come funzionano certi meccanismi, poi se ha i numeri per fare l'assessore, con tranquillità e con la giusta tempistica fa l'assessore nel successivo mandato. Non c'è nessun obbligo, perché anche questa corsa all'Eldorado, no? Quasi come deve diventare per forza assessore. Se un assessore è il più figo di tutti, se uno è consigliere è un somaro, è una grande menzogna, no? Una restituzione assolutamente fuorviata della realtà. Una volta la Democrazia Cristiana, e io mi sforzo di parlare di quei tempi, che funzionava, era un partito filtro e non consentiva a tutti di fare, manco consiglieri comunali, c'era gente che consiglieri comunali, ma non lo candidavano proprio, ok? Non lo candidavano, non lo candidavano. Perché si ritenevano che non fosse adeguato a fare il consigliere comunale. Non era un'offesa ai generi o un'offesa alle intelligenze delle persone, era una scelta oculata che doveva fare evidentemente un partito nello scegliere la migliore rappresentanza possibile per un territorio. Questa è la politica. La politica non è mettere nelle caselle un proprio pretoriano perché bisogna sostenerlo a prescindere da tutto e da tutti. E quando ci si accorge che quella figura non è adeguata o commette degli errori ripetuti, buonsenso e ragionevolezza vorrebbe che chi ha insistito veementemente per averla in quel ruolo, con la stessa franchezza e onestà intellettuale, chiedesse un passo indietro alla persona che evidentemente è stata inserita con un errore di valutazione. Ma questo, cari concittadini, appartiene a una politica che non c'è più. Oggi contano i numeri, contano la forza, conta, dice questo ce l'ho messo io, quindi bisogna che ci resti fino alla fine, finché morte non ci separi. E allora io a coloro che ritengono che questa logica sia ormai quella preminente dico buona fortuna col sorriso, fortuna. Allora il prossimo contributo filmato ci introduce il prossimo assessore, vediamo un po'. Secondo mandato del sindaco Brucchi, tra meno di un mese si festeggia il primo anno di questo secondo mandato. Diamo un voto. 4.
per cosa, perché? Per tutto, per quello che non ha fatto, non per quello che ha fatto. Cosa non ha fatto allora? Il commercio purtroppo sta morendo. Sta morendo perché non si fa nulla per ravvivare questa città, soprattutto per portare gente da fuori. Lui è uno che il 24, 25 e 26 ci ha provato, ha portato un po' di gente, adesso mi comincia a sciogliere, quindi penso che staremo a parlare. Uno dà la colpa sempre alla crisi, ma è un alibi secondo lei? Assolutamente no. Cioè, noi ci dobbiamo aggiornare, stare a passo. Cosa potrebbe fare il comune per aiutare il commercio, secondo lei? Deve valorizzare le cose che abbiamo. Marcello Schillaci, grazie a questo gemellaggio fatto con Teramo e Ascoli, hai puntato sulle virtù, il nostro piatto unicum in Abruzzo, per portare persone qui a Teramo. Finita quella parentesi, cosa resta a Teramo? Beh, intanto abbiamo dato inizio a un'altra parentesi, perché finalmente l'ufficio commercio si è reso conto che la gastronomia può essere un fattore importante per il traino economico della città. Chiaramente hai fatto una domanda a Mario su Maurizio Brucchi, il nostro sindaco. È arrivato il momento che il nostro sindaco si renda conto che deve cedere un po' il passo a chi le sue cose le sa fare. Lui sa vendere le scarpe, io so fare ristorazione e tante altre eccellenze a Teramo. Questo lo dico perché finalmente, se ci possiamo esprimere noi operatori, possiamo ridare un grosso input alla città senza dover caricare di fardelli pesantissimi gente inesperta in comune, poi con i risultati che abbiamo. Perché... Secondo voi c'è un po' di improvvisazione nella programmazione turistica e del commercio cittadino? Non c'è programmazione, e senza la programmazione non si va da nessuna parte. Qui abbiamo una città che farà le più belle d'Abruzzo, sicuramente. Dobbiamo valorizzare la nostra cultura, tutto ciò che abbiamo, e se riusciamo a portare persone, non solo quelle teramane, perché Teramo ci conosce abbastanza, i teramani ci conoscono abbastanza. Questa Serie B secondo voi servirà davvero a riportare un po' di economia? Io penso che dia un grosso aiuto a portare gente diversa a Teramo, cosa che è mancata negli ultimi anni. Si parla di programmazione, bisogna veramente mettere insieme le eccellenze, le sinergie, fare gruppo come stiamo facendo adesso. Adesso ci saranno vari eventi tra gli alpini e la Mille Miglia, i baristi, i ristoratori si mettono insieme proprio per fare sinergia, per creare quell'interesse attrattivo che in questo momento ci vuole. Sulla cultura. E mentre continua il dibattito tra il consigliere Fragassa e Manuela Di Pasquale su chi è meglio e chi è peggio, sono tutti bravi, sono tutti somari gli assessori del comune di Teramo, io volevo chiedere a Manuela, ecco, abbiamo visto questo contributo filmato, abbiamo ascoltato Mazzitti, il negozio di calzature insieme a Schillaci, si parlava di Marco Tancredi. Che vogliamo dire di Marco Tancredi, Manuela? Beh, ancora, cioè, gli assessori sono sempre quelli, cioè, sempre è inutile quello. Che ci giriamo intorno. Manca la programmazione. Allora, già l'ha detto lui, io l'avevo detto prima, sì, quindi senza aver visto i servizi, perché è così evidente, ed è chiaro che poi soprattutto sull'attività produttiva e il commercio ci vuole la programmazione, tant'è vero che io avevo messo nel mio programma l'idea di fare una sola delega che avesse dentro attività produttive, commercio, turismo e cultura, perché comunque il turismo e cultura sono collegati a Teramo per lo sviluppo soprattutto commerciale, perché se non c'è movimento nella città che te lo può dare delle programmazioni che riguardano il turismo e la cultura, poi oggi col passaggio in Serie B ancor più credo che sia necessaria questa programmazione politica. È chiaro che non si può riprendere il commercio solo con l'attività della città dove tutte le famiglie sono sempre più povere, quindi e questo è chiaro che a base di tutto c'è la programmazione, e lo stiamo dicendo ora, l'assessore alla cultura, turismo, l'assessore al commercio, inesistenti, programmazione il primo anno, zero, perché tu programmi oggi, perché gli effetti non è che ce l'hai nell'immediatezza, ce l'avrai nell'arco di un paio d'anni, ma se ancora non abbiamo la programmazione che è rivolta a come fare per migliorare la struttura, se non discutiamo in consiglio neanche del piano urbano del traffico, che pure è necessario a fine dello sviluppo del commercio, di che parliamo? Cioè, non è che puoi tu parlare di un assessorato così singolo, di una materia singola. È chiaro che intorno a questa materia, commercio, attività produttive, ruota quasi tutta la programmazione che riguarda il comune, e quindi anche questi altri aspetti di cui abbiamo parlato. La verità è che questi assessorati fatti nel numero massimo,
che poteva essere fatta da questo comune, e qui è un errore, perché in realtà avrebbe dovuto fare un numero minore, dando più deleghe, come ho detto, attraverso un'idea di quello che bisognava fare della città, e sono state fatte non sull'idea di una programmazione, e mi dispiace di dirlo, però fondamentalmente è questa, di scelte politiche che servivano per la crescita della città, ma sono state fatte sul mantenimento della maggioranza che ruotava e che ruota ancora oggi intorno a Brucchi, quindi su una distribuzione di ruoli in base ai capi bastoni che avevano sostenuto la campagna elettorale e la vittoria politica di Brucchi, e con scelta poi di soggetti che... Io non voglio parlare di qualità delle persone, perché sono tutte persone di qualità, brave e professionalmente preparate. Poi è chiaro che lo devono essere nel ruolo che tu gli dai, certo, perché sono due cose diverse, e che non, alcune sono incapaci e inadatte in quei ruoli, ecco. non avendo la possibilità di potersi poi relazionare, quindi creare veramente delle cose. Scusami se ti tolgo la parola, perché comunque voglio dire, il tempo stringe, sì. E c'è rimasto un assessore ancora, no? E tu giustamente stavi parlando adesso delle competenze, no? Date a questa o a quella persona. Ecco, l'ultimo assessore del quale parliamo adesso è l'assessore Cozzi. Cozzi, ecco, sembra essere un assessore fantasma, nel senso che nessuno più o meno da un anno a questa parte sa che cosa sta e su che cosa sta lavorando all'interno dell'assessorato all'urbanistica, un assessorato importante, strategico per una città, almeno così era un tempo. Lui ha fatto l'assessore al commercio nel Brucchi 1 e poi adesso è stato spostato all'urbanistica. Insomma, voi che percezione avete dell'assessore Mario Cozzi? Guarda, Cozzi è una persona attiva che si sa muovere, quindi come soggetto preso politico di per sé riesce a mantenere gli equilibri, a crearsi le sue relazioni. Ma no, assessorata all'urbanistica, io posso dire che ho fatto un'apertura di campagna elettorale con la lettura del passo di Renzo Piano, Rammendare le periferie, che inviterei tutti a leggere. Allora, uno che fa l'urbanista, quindi che deve avere l'idea di come vuoi che questa città sia, come si sviluppi, che idea hai della struttura, diciamo, di eleganza, di sviluppo della città nel suo complesso, città centro, città storica, città frazione, collegata poi a tutti gli altri rami, sicuramente deve avere delle visioni diverse. Devi aver avuto delle esperienze importanti che ti danno questa visione. Se tu, la tua visione è limitata a quello che hai fatto nella tua vita, per amore di Dio, però sicuramente importante, di qualità, quello che vuoi, ma che non ci azzecca niente con questa visione che tu devi avere, che non per questo per forza devi essere un urbanista, perché tu puoi avere una visione pur non essendo un urbanista. Però è chiaro che devi avere delle esperienze, un bagaglio di esperienze culturali che ti aiuti ad avere questa visione della città di cui Teramo oggi ha veramente bisogno. E allora è chiaro che riesce ad esprimersi poco, anche perché non è collegato poi a tutti gli altri assessorati che, ovviamente, come ho detto prima, non hanno neanche loro questa idea, quindi non c'è. È come l'urbanista, è come un direttore di orchestra di una visione della città che ha dentro tutto, che ha il lavoro pubblico, che ha l'edilizia privata, che ha lo sviluppo del traffico, che ha lo sviluppo commerciale, lo sviluppo industriale, il futuro, che ha la previsione di un piano strategico, l'assessorato all'urbanistica, tutto questo dentro. Quindi deve essere qualcuno che coordina una visione di progetto di città data da un sindaco, perché il sindaco lo deve avere quando viene eletta, e che poi viene sviluppata attraverso i suoi organi, che sono i suoi assessori, ognuno nella sua materia. Ma se tutto questo qui non c'è, quindi di cosa parliamo? Fragassa, che vogliamo dire di Cozzi? Mario, è un assessore fantasma oppure no? Mario è una persona che è schivo a rilasciare dichiarazioni, a stare sulla TV, a rilasciare interviste, a fare articoli. Questo ci siamo accorti non adesso, ma penso anche negli ultimi 5 anni, quando lui stava al commercio, sì e no, è andato in televisione solo per la fiera dell'agricoltura. Sì, quindi questa critica doveva essere fatta, gli deve essere fatta anche negli anni pregressi, però è uno che lavora, è uno che è realmente presente, attento. Adesso sull'urbanistica è proprio fermo il mercato, voglio dire, non è che ci sia grossi progetti
di recupero del centro storico o di altre situazioni, proprio fermo, diciamo, questo mercato sotto un profilo economico, sull'economia che è un pochettino ferma, non è colpa della figura del nostro assessore. E poi su quello che diceva Manola, sul fatto di essere un esperto nell'ambito dell'urbanistica. No, ha detto che non serve essere esperto. Appunto, brava. Ecco, serve avere un bagaglio di formazione, però, di vita, di cultura, di vita e di visione. Adesso lui è una figura appunto taciturna e non lo vedi, non lo senti, però è presente, su questo io lo posso garantire. Lo posso garantire perché mi sono interessato sui PISU che devono partire, penso, nel prossimo mese a Colle Parco. E quelle poche volte che sono andato a disturbarlo, io l'ho trovato sempre lì presente, e comunque gli impegni che lui ha capito l'urgenza, gli impegni che si è preso perlomeno nei miei confronti nel quartiere di Colle Parco, è stato rispettato. Ma è una programmazione di 10 anni fa i PISU di Colle Parco, programmazione politica. Perfetto, perfetto, io quello l'ho capito. Poi c'è il dirigente che fa il progetto. Hai una parte di ragione, Manola, io non la sto contestando quella parte di Manola, di Manola che dice delle cose giustamente chiare, limpide. Io non lo sto contestando quello che stai dicendo tu, io sto semplicemente salvaguardando la figura di una persona che non viene molto spesso in televisione, anzi io vi invito a invitarlo un pochettino di più per chiedere direttamente, perché io non è che vengo d'inizio o Dodo Di Sabatino viene d'iniziativa o Manola si presenta qui e fammi un'intervista. Certo. Cioè, quindi è anche vostro compito stimolare un assessore che di lui d'iniziativa non vi manda nessun comunicato. È vero, sì. Ok, sì, quindi però non per questo non è una persona che vale per me. Di Sabatino su Cozzi? Ma è una persona, sta bene nel posto che ricopre. Io credo che lui sconti delle colpe non proprie, cioè il problema dell'urbanistica è un problema diverso e forse in questa ragione Manolo ha una visione, ma più che una visione, un'identità. Noi dovremmo interrogarci tutti su quello che è ormai la città di Teramo. Dobbiamo fare. Perfetto. Sarebbe auspicabile farlo, ma non può essere una scelta. Teramo 2020? Sì, ma adesso lasciamo stare le suggestioni o i sogni. Slogan. No, quelli erano sogni. I sogni no. Erano contesti diversi, non erano sogni, erano suggestioni, perfetto. Erano sogni se parametrati ad oggi, allora non lo erano, oggi lo sono. Perfetto. Allora iniziamo a ragionare rispetto a quella che è una visione di città, e qui vorrei capire i nostri referenti regionali, nazionali, ai quali richiama il buon Fracassa, perché insomma lui li chiama i nazionali, bypassando i regionali, vorremmo richiamare i regionali, caro consigliere Fracassa. Ha ragione. Sì, perché prima che chiamare i nazionali, richiamiamo i regionali. Hai ragione. Vorrei che si iniziasse a discutere se abbiamo qualche idea, se l'abbiamo. Una volta si parlava però di strategia. Se l'abbiamo qualche idea, ma tutti, Manuela Di Pasquale, il consigliere Pomante che era tante volte in campagna elettorale, scomparso, tutti quelli che hanno grandi idee, grandi vision, no? Come si dice questo termine anglofono, no, fammi finire, non ti voglio disturbare, non lo sai perché non ti voglio disturbare, un secondo soltanto, io all'inizio di trasmissione che cosa ho detto? Che nel prossimo mese ci sarà un incontro, tutti, maggioranza e opposizione, regionali e giustamente, io facevo riferimento alla nazionale, però regionali dal presidente D'Alfonso, tutti presenti a parlare appunto di questa problematica. Sì, ma non deve essere un simposio dove tutti dicono la loro e poi finisce a taralluccio. Tanto devi avere tu la visione. Il problema è che noi dobbiamo avere una dipende da noi. La maggioranza che visione ha? No, dobbiamo avere, però vorrei parlare del concetto. Sì, scusa. E lui mi ha interrotto. Scusami, per una questione di rispetto massimo l'ho lasciato fare, perché poi tra l'altro voglio dire, è un contributo che dava anche alla mia riflessione. Io credo che sia il caso di ragionare in termini più onesti intellettualmente tutti, rispetto al fatto che al di là di quello che fa Mario Cozzi o non fa Mario Cozzi, che peraltro non è sicuramente il terminale di una riflessione così complessa e così approfondita che non può fare un assessore da solo, il più bravo degli assessori. Questo è un discorso che dovrebbe fare un sindaco, una maggioranza e i referenti politici. Perché poi quello è un assessorato che è stato sempre il riferimento di una... I referenti politici in questo contesto dovrebbero veramente dimostrare di avere un valore aggiunto. E mo, parliamoci chiaro, Teramo adesso, tutti lo ricordavano, la Serie B, adesso scopriamo di avere migliaia di tifosi, io sono felicissimo, io che mi ricordo le partite a Matino, o a Crotone, a Lamezia, a Marino,
a Tivoli, quindi trasferte infinite, spesso in Serie D, nelle serie minori, a prendere offese e qualche volta anche qualche ceffone. Voglio dire, dai poliziotti che erano molto rigorosi nel rispetto delle leggi, però sono rigorosissimi. Passatemi il romanzo di una trasferta, di una fede e di una passione vera, autentica, non come quelle modaiole che adesso tanti nostri concittadini si riscoprono tifosi di calcio. Qualcuno l'altro giorno ha detto, guarda, sono tutti tifosi. No, perché ho visto che qualcuno, ma a me fa piacere, che sono 8.000 persone, spero che ce ne siano 12.000, e aspetto che questa città si testi alla prossima campagna di abbonamenti. Io farò la proposta, lo farò giovedì, non anticipo perché qualcuno la scippa. Ogni consigliere comunale faccia il proprio, a modo mio, lo dirò la mia proposta qual è, perché poi è facile declinare. Io sono tifoso, grande Teramo, poi sistematicamente Cambitelli fra 10 giorni è da solo ad affrontare la Serie B, e la Serie B non era la prima divisione, per quanto anche la prima divisione fosse impegnativa. Arrivo al punto. Io vorrei che si dicesse che non si può declinare, dice adesso c'è la Serie B, dobbiamo tutti pensare che Teramo arriverà la gente, ma non arriverà la gente a mangiare i virtù o a mangiare in Bagliatelle. No, dovrebbero venire a mangiare in virtù, perché però, tra l'altro quei 2 o 3 locali che c'eravamo buoni hanno pure chiuso, no? Sì, purtroppo. Allora voglio dire, la cucina di Aramana, con rispetto lo dico per quelli che sono ancora in piedi, che io vado a tutti, io vado a mangiare spesso fuori, quindi per me sono ottimi tutti, poi amo la cucina di Aramana, sono un buon gustaio e si vede anche, voglio dire, quindi non è questo il discorso. Però voglio dire, noi non possiamo parlare di Serie B, riempirci la bocca che la Serie B, fare le sfilate, metterci le bandiere, appendere i gagliardetti e poi sistematicamente dire ma mo bisogna capire cosa fa la città. La città, la Serie B è fra 2 mesi e mezzo, non è che poi più di 2 mesi e mezzo puoi fare, prendi del fard, prendi dell'ombretto e la città gli mettono la trucchi. Cioè la città è questa. Ora bisognerebbe, secondo me è già tardi, pensare a come adesso arrivare al discorso della Serie B. Io credo che invece oggi bisogna fare un discorso diverso, cioè bisogna dire bene, avremo, se Dio vuole, un panorama e una cassa di risonanza che per noi era impensabile, no? Perché quello che è accaduto a questa città è impensabile, per me almeno ancora adesso non so se mi sveglio la mattina e dico ma è vero il tema in Serie B, per me è ancora un sogno. Detto questo però, vogliamo veramente riflettere su questo, che cosa vogliamo fare di questa città, che identità gli vogliamo dare, che vocazione gli vogliamo dare, perché ogni città si caratterizza. Macerata c'ha lo Sferisterio, no? Ascoli Piceno c'ha il Piazza del Popolo, c'ha il Caffè Meletti, c'ha una storia, c'ha il Papalina, ma le città dell'entroterra, che tutte scontano una difficoltà oggettiva, perché purtroppo non sono la costa, che ha un altro tipo di vocazione, un altro tipo di capacità attrattiva. Noi di questa città che vogliamo fare? Vogliamo diventare come Chieti, che è rimasta importante solo perché c'è il distretto di Italia, ci vanno a fare le visite in Italia, che marcano visite, ma è stato chiuso. Benissimo, aiutami a dire. Oppure non c'è più nemmeno il volano, paradossalmente, del terremoto, perché l'Aquila, se non avesse avuto il terremoto, avrebbe difficoltà maggiori delle nostre. Nella sventura, nell'atrocità di quell'evento, tutto sommato oggi l'Aquila è una città di grande fermento. Certo. Non a caso l'Aquila, guarda caso, ha attratto una marea di investimenti per la scuola di calcio, per esempio legate all'edilizia. No? Chissà perché. Voglio dire, allora, perché evidentemente ci sono degli interessi legittimi, ma ci sono degli interessi. Ora, questa città cosa vuole fare? Ma io questo non lo dico, che lo dico perché mi faccio bello e mi riempio la bocca di un qualcosa che voglio magari far vedere agli altri, che è una riflessione profonda che io faccio. No, perché è una riflessione non profonda, ma che riguarda la esistenza di questa città. Cioè, se noi oggi non ci chiediamo che tipo di vocazione vogliamo dare a questa città, qual è il disegno, noi in questa città tutti ci dobbiamo campare ancora, si spera il più lungo possibile, ci dobbiamo far crescere i figli, ci dobbiamo comunque continuare a vivere dignitosamente. Quindi noi dobbiamo, noi teramani, riappropriarci di un ruolo che evidentemente per troppo tempo abbiamo appaltato a chi pensavamo che pensasse ai nostri interessi, ma in realtà ha pensato alle miserie delle botteghe. Allora dobbiamo recuperare il senso anche del discutere, ma anche nella differenza e nell'asperità delle posizioni distanti. Perché se lei per dire un'ipotesi sullo stadio, ma non ha un'idea, io ce n'ho un'altra, ci dobbiamo scontrare e dobbiamo capire cosa faccio, ma se ne deve parlare. Cioè non si può non parlare di alcuni contenitori. Noi abbiamo una città piena di contenitori vuoti e non può essere l'alibi, ma non c'è l'economia, non tira l'economia. Certo, ma non ci verranno mai qua se noi aspettiamo che qualcuno venga qui perché
si capisce perché debba venire a Teramo sì e non debba andare per dire a Forlì, perché ci deve stare un motivo. Allora diamo, cerchiamo di costruire insieme un motivo che sia da un lato riferimento e anche motivo di frequenza di persone, di investimenti, di attrazione, perché tutto lì, le partite si gioca ormai sulla ricettività dei territori. E noi che non siamo più industriali, noi stiamo vivendo un processo di deindustrializzazione violentissimo, noi possiamo solo sperare in quello che è il terziario. Cioè noi possiamo solo sperare che il turismo, che la ricettività, che l'attrattività passi attraverso delle questioni che un po' sono immateriali. Cioè non possiamo pensare domani di rifare qui una struttura che occupi 5.000 persone o fare una catena di montaggio come la Sevel. Non è possibile. Allora noi dobbiamo pensare a questo, ma forse, forse la mia riflessione ormai è superata. Ma questo almeno illudiamoci che non lo sia. Illudiamoci che ci possa ancora incidere e si possa ancora formulare delle scelte che siano di prospettiva. Questo Beh. È il mio... Quindi, non è un discorso di assessore urbanista, è un discorso che qui bisogna andare oltre, ma bisogna far parlare chi ha idee, non chi è il capo bastione di turno. Bene, allora con questa riflessione si chiude anche la nostra trasmissione, noi vi lasciamo con un prossimo contributo che è un Veritalia che abbiamo realizzato nei giorni scorsi. E niente, l'appuntamento con Polis è per mercoledì prossimo, sempre a partire dalle ore 21. Buonasera. Avete visto l'assessore Cozzi? Sì, sì, l'assessore al comune di Teramo, Cozzi. Quello che l'anno scorso, nella precedente legislatura, faceva l'assessore al commercio, quello che disse che dal corso principale, in occasione del mercato, sarebbero spariti i furgoni. L'assessore Cozzi, io lo stavo cercando perché, sì, è vero, non se ne occupa più lui del commercio, però mi ricordo, ed è interessante ricordarlo oggi, che proprio lui aveva detto che dal corso principale di Teramo sarebbero spariti i furgoni in occasione del mercato, perché tra l'altro erano anche problematici nella gestione dei flussi di traffico e se fosse passata un'ambulanza avrebbero potuto creare problemi e quindi erano stati tolti i furgoni e quindi le ambulanze sarebbero passate. Assessore, io non so esattamente lei perché avesse raccontato alla stampa queste notizie curiose e particolari, perché l'ambulanza è arrivata questa volta, è arrivata sabato scorso, guardi un po'. E questo è quello che è successo quando si è trattato di caricare il paziente, che fortunatamente era una persona che aveva un malore sì, ma che non correva un immediato pericolo di vita, perché poi per uscire dal mercato, assessore, visto che i furgoni li avete tolti, è uscita così l'ambulanza.
Mi aiuti a comprendere, assessore Cozzi, e tanto che c'è, mi aiuti a comprendere anche l'assessore Tancredi, che da lei ha ereditato il commercio. In quale città civile un'ambulanza deve uscire a marcia indietro? In quale città evoluta una persona che rischia magari di morire per un attacco cardiaco deve sperare che l'ambulanza possa uscire facilmente dal mercato facendo retromarcia perché uno degli ambulanzieri la scorta in retromarcia passando addirittura su un marciapiede? In quale città civile il mercato occupa il corso principale al punto tale che neanche le ambulanze riescano a passare? Già, in quale città civile? Benvenuti a Teramo, il sabato mattina, quasi come a Marrakesh, via l'Italia.